Sì? <ride> Bene, allora io direi che possiamo prendere posto e dare inizio al nostro pomeriggio. Io ho l'onore e l'onore di aprire il pomeriggio e quindi vi do un caloroso benvenuto a tutte e a tutti all'Orto Botanico dell'Università di Padova, spero che eh, per chi è già stato eh, sia un'occasione per tornarci e per chi passando ha potuto vedere eh, le serre, il giardino della biodiversità, sia uno stimolo per venirci se non le ha mai viste. Eh, è un piacere, come dicevo, fare gli onori di casa e quindi portarvi il saluto della nostra rettrice, ma ancora di più partecipare, perché io mi fermerò assieme a voi, a questo evento che non vorrei definire un convegno, ma un incontro-confronto tra... Appassionati, appassionati di montagna. Montagna vuol dire tante cose, luogo fisico dominato dalla dimensione verticale che occupa il 35% della superficie del paese. 77% se ci aggiungiamo le colline. Pensate solo a questa dimensione verticale, il dislivello secondo me spiega già quasi tutto. <ride> Può essere letto in svariati contesti e, e darci veramente eh, un segno della specificità della montagna. Poi la montagna, uno spazio di libertà, un luogo dell'anima, una riserva della natura, potremmo continuare con definizioni interessanti, ma significa anche montagna tutti i problemi e le difficoltà di chi ci vive e tante, tante, tante altre cose ancora. Per alcuni la montagna rappresenta ancora una specie di palla al piede, un costo economico, sociale, una diseconomia di scala, una valle con 10.000 persone, un condominio, un piccolo quartiere fuori città, pensate voi in che termini si pone, in termini di economicità, di servizi. Per altri, ancora poco ascoltati finora, un'opportunità di sviluppo per tutto il Paese, noi speriamo che possa prevalere per il futuro questa visione. Quindi è un mondo complesso, un mondo affascinante, fragile nella sua apparente staticità, da senso di solidità, però quante volte poi noi ne riscontriamo sia a livello fisico che sociale una sostanziale anche eh, fragilità. Quindi un mondo di contraddizioni ma anche un laboratorio per il futuro, una frontiera per i temi globali della sostenibilità, del cambiamento del clima. Cosa ci fa un evento dedicato alla montagna come quello programmato oggi nel Palinsesto di Padova 800? Uno potrebbe dire banalmente che qualsiasi argomento di cui valga la pena discutere può essere oggetto di un evento di buona divulgazione, fare buona divulgazione, suscitare confronto di idee rientra a pieno nella missione, diciamo, di un'istituzione di alta formazione come l'università. Stiamo celebrando i nostri 800 anni, 1222-2022 e lo facciamo non solo nelle aule e nei laboratori, lo vogliamo fare coinvolgendo il territorio, la società civile, creando buone occasioni di crescita e confronto nei più svariati campi del sapere, quindi voi troverete l'università impegnata in questo 2022 Dall'alfa all'omega dell'offerta de, 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 de che può riguardare appunto occasioni di approfondimento su tutti i campi. Però in, sulla montagna abbiamo qualcosa di più da dire come Università di Padova: abbiamo un legame molto più profondo, strutturato, radicato che trova l'infa in quello che fanno molti dei nostri docenti. Abbiamo fatto un'indagine interna con l'aiuto di alcuni colleghi, e poi sono gli stessi che ci aiuteranno a gestire il pomeriggio e volevamo mh, creare un portfolio di competenze eh, sulla montagna dell'Università di Padova per poterci anche proporre in modo più eh, coordinato rispetto all'interesse che il mondo della ricerca riversa su questi tipi. E abbiamo scoperto che più di metà dei nostri 32 dipartimenti hanno qualche progetto di ricerca che riguarda la montagna. Che negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati 700 lavori scientifici eh, riguardanti specificatamente temi della montagna, che si sono laureati 300 ragazzi facendo la loro tesi su argomenti riguardanti la montagna, che ci sono più di 100 nostri docenti che nei loro insegnamenti trattano di eh, argomenti che hanno specifica attinenza per la montagna. Allora abbiamo un patrimonio di attenzione e di conoscenza veramente importante che è in continua evoluzione e di cui, eh, diciamo, è che, è che merita senz'altro di essere portato a conoscenza di un pubblico più vasto. In un primo momento avevamo accarezzato anche l'idea che un evento sulle montagne potesse essere questo per l'università, invece abbiamo deciso di fare qualcos'altro. Questa qua la faremo in un'altra occasione. In questa occasione invece abbiamo... Ho voluto organizzare qualcosa di diverso da quello che è un convegno con esperti della materia che parlano ad addetti ai lavori e questo è quello che no, succede usualmente. Invece in questa occasione ci mettiamo ad ascoltare e ascoltiamo testimonianze e voci che, di persone che in montagna vivono, operano o prendono decisioni, in qualche caso che hanno. L'idea in embrione è nata all'interno del Consiglio scientifico della Fondazione Angelini. Noi con la Fondazione Angelini, Giovanni Angelini, Centro Studi sulla Montagna, che ha sede a Belluno, abbiamo una consolidata eh, storia di mutua collaborazione. Qualche anno fa avevamo pensato addirittura a due incontri. Ne facciamo uno a Belluno e proviamo a vedere come i montanari i valigiani vedono i cittadini. E poi ne facciamo un'altra a Padova e proviamo a vedere come i cittadini vedono i montanari, facciamo i fuochi d'artificio. No. L'intento era quello proprio di confrontarci e di vedere se si riusciva così a dissipare la nebbia della visione stereotipata che spesso caratterizza questi due modi contrapposti di vedere, di avvicinare i due mondi. Se eravamo troppo ottimisti, eravamo in epoca pre-Covid e poi la pandemia ha spazzato via qualsiasi velleità di, 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 di incontri in presenza e, e poi però l'idea che, che era comunque eh, stata maturata in qualche misura eh, è rimasto e quindi un confronto attraverso una serie di testimonianze ha trovato forma nella proposta che vi facciamo oggi pomeriggio. E quindi oggi avremo una serie di relatori che ringrazio per la loro disponibilità che affronteranno alcuni argomenti. Sui quali si sono consolidati veri e propri miti, chiamiamoli così, se volete anche visioni stereotipate, ma mito va bene. La montagna è il luogo della natura incontaminata, la montagna assassina, la montagna parco giochi, la montagna custode della tradizione, scrigno della tradizione, la montagna bucolica, quella di Heidi, la montagna dell'alpinismo eroico e del mito della conquista, la montagna e i borghi da cartolina. Ne Abbiamo identificato una serie, ce ne sono molti altri, ma non abbiamo ovviamente la pretesa nel pomeriggio di esaurire tutto quello che c'è da, da dire, da commentare sulla montagna. Tutti i relatori, come avrete visto, avranno un loro presentatore che ne introdurrà l'intervento. Lascio a loro quindi il compito di introdurre gli ospiti io vorrei ringraziare i presentatori invece che sono colleghi del comitato organizzatore e lo faccio nell'ordine in cui saranno impegnati Davide Pettenella che è il nostro docente al Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali che sulla montagna e sulle questioni dell'economia montana ha maturato una grandissima esperienza Anna Angelini che è responsabile dei progetti della fondazione Benedetta Castiglioni, nostra docente al Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell'Antichità. Ester Angelini, consigliere delegato e anima, io direi della Fondazione Angelini. E Mauro Varotto, eh, docente del Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell'Antichità. E Telmo Pievani, delegato della Rettrice della Comunicazione e Divulgazione Scientifica, che non è qua con noi, doveva esserlo, ma in contemporanea sta aprendo uno degli eventi degli 800 anni, la Nobel Lecture in Aula Magna, ma ci sarà poi questa sera e condurrà lui la serata, introdurrà lo spettacolo teatrale che eh, diciamo, chiuderà l'incontro. Poi devo ringraziare sicuramente l'area comunicazione e lo staff eventi permanenti, che sono veramente permanenti, nel senso che credo che ne abbiano organizzato 5-600 di eventi quest'anno e quindi... <ride> Il titolo di permanenti si riferisce anche alla loro permanente presenza, se non in orto, in tanti altri contesti in cui l'università organizza le sue attività. Poi vi devo dire che gli 800 anni per noi sono anche un'occasione di festa, di convivialità e quindi per coloro che avranno la disponibilità, la pazienza, la voglia di fermarsi anche per lo spettacolo serale ci sarà la possibilità di avere qua un buffet. E quindi di stare anche un po' assieme. Ci manca purtroppo una testimonianza a cui tenevamo molto, quella di Gianni Rigonistern che doveva dar voce al mito della tradizione, ma vedremo di recuperare eh, col dibattito qualche spunto su questo tema importante. Dibattito che coordinerà il professor Varotto, ma che spero sarà eh, animato col contributo. Di tutti. Quindi io vi auguro un buon ascolto, confido che l'avete intuito, il taglio un po' informale di questa occasione sia un elemento che favorisca l'interesse, il confronto di idee e quindi vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Al, successivo, al primo dei nostri... diciamo miti che sarà introdotto dal professor Pettanella a cui cedo il microfono. Grazie Giancarlo. Buonasera a tutti, bellissimo vedere tante facce note. Dovevamo iniziare con un mito. E ovviamente abbiamo iniziato con le foreste. Voi direte: ovviamente, perché ovviamente? Ma perché l'Italia è un paese forestale: 11 milioni di ettari di boschi. Eh, un coefficiente di, sub, di eh, copertura forestale che è di gran lunga superiore a quello eh, della Francia. Eh? Abbiamo le stesse quantità di foreste della Germania, abbiamo tre volte le foreste dell'Austria. Siamo un popolo forestale, siamo una nazione forestale, ma non lo sappiamo di essere. Eh? Ma non solo siamo un popolo forestale, ma siamo un popolo della biodiversità forestale. 120 specie diverse di alberi. Quando noi insegniamo selvicoltura il nostro compito è molto più complesso di quello dei colleghi tedeschi che se la cavano con una decina di specie. L'Italia è il paese che ha la più grande biodiversità nell'Unione Europea. E anche questi sono elementi che eh, non conosciamo. Perché? Perché sono associati a un territorio particolare che è la montagna. La montagna è la collina dove abbiamo il 95% delle nostre foreste. Quindi la montagna è importante non soltanto nei miti, nella cultura, nelle favole, nella poesia, ma è importante anche nella società e nell'economia italiana. Allora, se dobbiamo iniziare con un testimone. Eh, delle foreste della montagna, eh, beh, utilizzando una mentalità e un atteggiamento vecchio che è quello del governo amministrativo, eh, dovevamo scegliere la persona a più alto livello nella pubblica amministrazione. E questa persona eh, sarebbe stata la dottoressa Alessandra Stefani, che è il direttore della Direzione Generale Economia Montane e Foreste del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Invece abbiamo utilizzato un approccio moderno, nuovo, diverso, che è quello della governance. Per cui abbiamo guardato non all'autorità, ma all'autorevolezza, alla capacità di coordinamento, alla capacità di far squadra, alla capacità di fare scelte Guarda caso, siamo capitati sulla stessa persona, <ride> che è Alessandra Stefani, che <coughs> ha questo ruolo dopo aver fatto la gavetta nell'amministrazione forestale, aver passato tutte eh, le posizioni all'interno del corpo forestale dello Stato, compreso quello di direttore e comandante eh, della regione Veneto. Passata poi in Piemonte, è diventata vicecomandante del Corpo Forestale dello Stato e poi, alla, ahimè, soppressione del Corpo Forestale dello Stato, è stata nominata eh, direttore della direzione. Una direzione che fra l'altro è bello ricordare, quest'anno festeggia 70 anni dalla legge Fanfani del 52. Ed è una direzione che mette insieme due parole molto importanti foreste ed economia montana. Perché le nostre foreste non sono le foreste amazzoniche. Le nostre foreste sono foreste che sono state gestite per secoli e che hanno dato luogo a una fiorente economia ed è questa economia che ci ha permesso di conservarle, di mantenerle per le generazioni future. E questo binomio foreste economia è un binomio eh, importantissimo anche ora anche nel momento in cui affrontiamo le, eh, le sfide della bioeconomia. Bioeconomia, voi sapete, significa decarbonizzare la nostra società, il che significa eh, che fra sette anni e due mesi dovremmo aver ridotto del 55% i nostri consumi di prodotti fossili. Pensate che i vestiti che utilizziamo sono per il 60% fatti con petrolio, fibre aciriliche. E dove le troviamo queste biomasse? Non certo nell'agricoltura, che deve rimanere in Italia a produrre prodotti agricoli di qualità. La destinazione è certamente quella della valorizzazione delle nostre foreste. Allora, voi capite quale grande responsabilità ha la dottoressa Stefani? Tutelare il patrimonio più ricco di biodiversità. Eh, farlo con un'attenzione alle eh, provocazioni che la chiamata bioeconomia ci chiede. Ecco. E allora finisco nell'introdurla eh, dicendo che questo non è un problema nuovo. Il prossimo anno festeggeremo i 100 anni dalla legge serpieri, la legge forestale, legge fondamentale e che ha introdotto il vincolo idrogeologico, l'idea dei consorzi dell'associazionismo forestale, l'obbligatorietà dei piani di gestione per tutti i nostri boschi. E Serpieri commentando le motivazioni della legge scriveva: "Bisogna concepire la riforma forestale non solo come grande problema di difesa dell'integrità del nostro territorio nazionale, ma soprattutto come un non meno grande problema di restaurazione dell'economia montana. Bene, sentiamo la dottoressa Stefani cosa ci dice in questo campo. Buonasera a tutti, è un grande piacere, un onore e una grandissima preoccupazione dover prendere la parola dopo il professor Petenella e questa aulica presentazione. Perché io ho immaginato di, di parlare in una versione conviviale e mh, ragionare su questo uh, binomio di eh, natura incontaminata che ci perseguita e che in parte perseguita anche un po' del mio lavoro. Eh, il professor Pettenella l'ha um, illustrato così bene perché in realtà um, io non sono quella che fa tutte quelle cose lì. Per fortuna cerco di coordinare quei tanti che lo fanno e lo fanno con grandissima passione e lui è una colonna insieme al professor Marchetti e a tanti altri che vedo qui in sala, che saluto tutti e che ringrazio. Io cerco di tirare le fila del lavoro di tanti e provo qualche volta a scrivere qualche norma o, o a emendarne qualcuna che esce un po' storta e cerco di raddrizzarla. Questo è il mio lavoro, non, tutto il resto viene fatto da tante persone a cui dobbiamo dire tutti grazie. Ehm, cercavo di, ho, ho cercato di fare un qualcosa di un po' più leggero no, per una volta e non parlare... Di tutte le cose importanti in cui invece mi capita spesso di parlare lo faccio volentieri perché abbiamo bisogno di raccontare cose eh, serie, fondate su dati, numeri e non chiacchiericcio imperante come quello che invece purtroppo ci circonda spessissimo quando parliamo di natura. Allora che ci sia da pubblicizzare un prodotto. Non so se vi ricordate, viva la natura, basso la CO2, che per un certo periodo è stato uno slogan di un'acqua minerale, per fortuna poi gliel'hanno fatto togliere perché era una cosa che non si poteva sentire. Che ci sia da illustrare un itinerario in uno spazio extraurbano, poco costruito, è subito natura. Siamo nella natura. E se è natura è natura incontaminata. Non c'è verso. Quindi, eh, natura incontaminata suona bene. Funziona sempre. Mm? L'ho paragonato quando si parla di vette, ma altri parleranno molto meglio di me: le vette sono sempre contaminate. Non è vero, ma sono sempre contaminate. Funziona. Il reato è sempre penale. Io voglio capire quando un reato può non essere penale, ma è sempre reato penale. La villa è con piscina, qualche volta col parco, e la cioccolata con la panna. Sempre là. Il concetto è sempre quello: la natura è incontaminata, la cioccolata è con la panna. E, e chi se ne deve occupare resta perplesso e dice: Ma come? <ride> Soprattutto in Italia, dove le nostre foreste sono state ultra contaminate, sono state percorse, sono state tagliate, sono state sboscate, incendiate, poi sono ritornate. Eh, pensate all'iconografia della nostra pittura. Nel, Nell'epoca medievale, con questa foresta che era il posto dove ci si perdeva, il posto della paura, il posto delle imboscate, il posto di dove si andava a caccia, dove si mangiava qualche cosa, si integrava la dieta alimentare. E poi le, le foreste del Rinascimento: se voi immaginate i fondali di quei. un attimo, guardate quello che sta alle spalle di quei meravigliosi eh, quadri e dipinti di persone, di annunciazioni, di eh, città. Perché abbiamo cominciato a dipingere le città, dietro ci sono un po' di montagne con qualche alberino un po' spennacchiato. Ma perché in effetti nel Rinascimento i nostri boschi sono stati portati via completamente dalle colline, dalle montagne, e poi sono tornati e poi sono tornati via spinti da, dalla fame. E il pascolo in montagna aveva, eh, aveva come conflitto il bosco. In effetti, per arrivare nel 1936 ad avere 5 milioni di ettari di boschi e ad averne 12 oggi. Siamo nel momento in cui abbiamo in Italia più boschi che nel, dal Medioevo a questa parte. Quindi voi potete immaginare quanto incontaminati siano i nostri boschi. Sono veramente frutto di una storia, di una cultura, di una presenza e in qualche caso anche di, di degrado, perché è la verità. Ma nel chiacchiericcio parlato quotidiano, ma anche in quello scritto, la natura è sempre incontaminata. Quindi, ogni volta che usciamo da un po' di urbano, immediatamente siamo nella natura incontaminata. È uno stilema che non è una scelta stilistica, ma è un gergo ripetuto e molto anche trito. Il verbo utilizzato per la natura incontaminata è immergersi. Lasciando stare il paragone con la piscina della villa, ehm, eh, è comunque un che dà un'idea di ovattato, leggero, senza peso, liquido, hm? per la differenza col pesante, il solido, il costruito dell'urbano. E l'altro verbo è riconciliarsi. No? Ci immergiamo nella natura incontaminata per riconciliarsi. Con chi abbiamo litigato non è detto, però ci riconciliamo. E va bene, allora andiamo a vedere come fare a riconciliarsi. La nouvelle Vague l'ho scoperta su internet poco tempo fa. 12 metri quadri. Si chiama come un museo straniero, è definita una microarchitettura. Leggo perché non avrei potuto inventarlo così bene: come studio, rifugio, soluzione ricettiva, ovvero è proprio alloggio. Naturalmente si tratta di un prototipo costruito in una natura selvaggia. Una tipologia che favorisce il contatto dell'essere umano con la natura è un cubo, un cubo alleggerendo il carico di antropizzazione che caratterizza l'attività edilizia. È un cubo costruito e messo su quattro pilastri, peraltro in discesa. Eh, sono eh, cinque lati di eh, legno e uno di vetro infilato su un. Una pendice c'è cioè un WC compostabile, taniche d'acqua, pannelli fotovoltaici e il legno è multistrato marino di okume. Poi io sono andata a vederlo. È questo cubotto di legno chiaro, anche carino. Eh, secondo me, la natura selvaggia manco per niente, perché è incontaminata. Di quel punto sopra è un ex pascolo in via di, culture, di, di, di ripopolamento con cespugli, sembravano a occhio della foresta, noccioli, carpini, poco altro, in una media valle dell'Appennino, con una meravigliosa vista sul fiume. Ecco, questo sì. Eh, Okume, io non ho capito, dice che è perché così si deteriora di meno all'aperto. C'erano bellissimi legni italiani che potevano essere trattati e messi lì, e andava benissimo, ma questo... Questo vuol dire eh, che, che no, cosa abbiamo capito di questo, di questo concetto? Abbiamo semplicemente fatto un'operazione sì, di qualche architetto che si è divertito un po' di più, non ho idea di quanto costi noleggiarlo, ci si possono passare settimane, eh, nel qual caso vengono attrezzate delle cose fuori per il frigorifero, e, e naturalmente andiamo per portarci le cose non, a, non comprate in valle, ma ce le portiamo dalla, dalla pianura sicuramente e ci arriviamo con la strada, la macchina e tutto il resto. Quindi per chi ha dedicato la propria vita lavorativa e molto anche del resto del suo tempo alla montagna, alle foreste e ai boschi, è difficile non lasciarsi andare a riflessioni amare di fronte a questo concetto. Um, in un tempo in cui è così facile accedere a ogni genere di nozioni, eh, questa fretta, questa improvvisazione, eh, sembrano essere una lente deformante, no? che ti fa guardare l'immergersi nella natura per riconciliarsi. Tradotto in un viaggio in auto, in un supermercato vicino a casa, due calci a un pallone, un selfie da postare, se per disgrazia arrivi vicino a un cantiere forestale è subito deforestazione e subito parte la segnalazione al quotidiano locale, se va bene, se no ai carabinieri forestali meglio, perché è stato sicuramente un disastro e guarda qui che cosa hanno fatto. Vita vissuta, quando andavo tanti anni fa. A fare, a, prendere, a fare i rilievi per la mia tesi di laurea in un bosco che era stato percorso dal fuoco vicino alla città, eh, piantavo due paline ci tiravo un, una bindella in mezzo e sentivo la gente che mi guardava contare le foglie sotto, dicendo: Ma 'Mannaggia, costruiscono anche qui! Era una cosa, cioè, facevo tutt'altro, ma non importa, e, è, è immediato no? il ritorno.' E quindi. Sulle foreste italiane alleggiano dei miti. Il professor Petrenella ha scritto un bellissimo articolo che, che dice quante volte gli italiani si sarebbero potuti accorgere delle foreste negli ultimi anni e invece non, non l'hanno fatto. No? Eh, il mito è che le foreste italiane sono poche e povere. Non è vero, poche poi è sempre un problema relativo, ma ve l'ha detto il professore? Quante sono in realtà e quanto siamo messi meglio rispetto a realtà molto vicine alle nostre, che invece passano per forestali? No? Eh, non sono neanche povere, l'hanno testato, testato gli inventari forestali, in verità. Non con una, una periodicità costante, ma insomma l'ha attestato che i boschi stanno crescendo, stanno diventando non solo in superficie, ma anche in densità, anche in parametri eh, che ne, ne dicono una discreta salute, mettendolo insieme. Ma naturalmente eh, ce ne accorgiamo quando puntualmente in agosto i giornalisti, non sapendo cosa di meglio fare, si occupano degli incendi boschivi. E lì lo sciocchezzaio regna eh, straordinariamente sovrano perché eh, è colpa sempre dei piromani. Ora ci sono dei pazzi che fanno queste cose, ma saranno un 1% rispetto alla verità degli incendi boschivi. Eh, L'autocombustione è una roba che non si è mai vista dalle nostre parti e quindi là dietro c'è sempre una mano umana, diretta o indiretta. E, e anche questo sarebbe ora che lo dicessimo a chiare lettere perché si capisse almeno per chi non vuole fare del male, perché chi vuole fare del male lo fa scientemente, chi non vuole fare del male può evitare alcuni comportamenti rischiosi che provocano un incendio boschivo. Ecco, sarebbe, sarebbe una bella cosa provare a sentire qualcosa di questo genere. L'altra cosa incredibile è che le persone pensano che le foreste siano di nessuno e quindi di tutti. Vai a spiegare tu che esistono dei proprietari forestali, che il 60% dei proprietari forestali sono privati e che quindi avrebbero un'aspettativa anche di reddito magari se provassimo a dargli una forma di gestione e invece è quasi sempre alla fine l'abbandono e qualcuno non sa più nemmeno di avere boschi e qualcuno credeva di avere seminativi e invece sono diventati boschi perché nel frattempo non coltivandoli ecco che sono entrati spontaneamente ma, ma, ma purtroppo ce ne siamo dovuti accorgere con vaia alcuni boschi che noi pensavamo naturali erano in realtà frutto del rimboschimento l'altipiano d'Asiago che purtroppo ha sofferto così tanto uh, da vaia era in realtà frutto di rimboschimenti avvenuti soprattutto dopo il primo dopoguerra ma anche dopo il secondo dopoguerra per ripristinare ciò che la guerra aveva tolto di mezzo e la scelta di allora assolutamente idonea a dare un reddito a gente che aveva perso tutto, poi però purtroppo portato a boschi quasi puri di abete rosso, che sono dei giganti dai piedi d'argilla. E quando viene il vento, soprattutto se il terreno è morbido, cascano. E l'abbiamo visto con Vaia, e dopo Vaia arriva anche quell'insetto che parte da quelli che sono giù e vola su quegli altri. Ma raccontare queste cose è. Quasi impossibile se non gridando, urlando, perché il vento e gli insetti sono stati sempre, in particolare il bostrico, hanno fatto il bosco, l'hanno sempre fatto perché hanno creato quei vuoti che, dentro i quali arrivano le piantine nuove, siamo noi che le abbiamo coltivate in una maniera diversa e pensavamo di essere riparati dalle Alpi per quei venti tremendi che a nord delle, delle Alpi avevano già fatto tanti danni negli anni 80 e 90 e invece ci ha colpito alle spalle perché il vento veniva da sud, era il nostro scirocco e, ed è stato lui che ha buttato giù tutto quello facendo vortici spaventosi. I dati numerici purtroppo, dobbiamo dire, sono pochi, li stiamo raccogliendo, stiamo cercando di raccoglierli, stiamo facendo degli sforzi molto grandi, l'Italia non è fortissima quando si tratta di certe statistiche, quelle forestali eh, sono davvero difficili da raccontare, però in realtà... Eh, quando sei chiaro, ehm, attento, dai dati, racconti delle cose, non buchi lo schermo, non buchi lo schermo. Buca lo schermo quel sistema di storytelling per cui ehm, credi di arrivare in fondo a, 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 con un'autonomia di pensiero, ma in realtà ti sei fatto prendere da un bel racconto, tante volte fondato sul nulla. Tante volte fondato sul nulla. E, e abbiamo visto, sono cose drammatiche che succedono, per esempio, uh, sui social eh, e, e, e si propagano fake news alla velocità della luce. Invece, quando tu intervieni anche con i sistemi moderni più attuali per dire delle cose sensate, ben dette, ben fatte, sparisci, non buchi lo schermo, bucano lo schermo tutte quelle storie. E allora che cosa dobbiamo dire al povero forestale che va in bosco, cerca di fare la pianificazione, cerca di raccontare che cosa succede là dentro, cerca di mettersi d'accordo col comune più delle volte proprietario per dire facciamo una gestione ragionata, mettiamoci insieme al vicino, facciamo un'associazione forestale, facciamo una rete di impresa. Cosa dici quando poi invece vedi che il, il sentire è questo? Allora, siccome non voglio proprio finire con una, una visione pessimistica, non lo sono, non, non lo sono di natura, anzi cerco sempre di guardare avanti e, e proporre cose, qualche volta le propongo anche non sapendo bene come farò a raggiungerle, ma poi chiamo a raccolta chi può per darmi una mano, per vedere se ce la possiamo fare, ci stai, va bene, dai, andiamo, partiamo, vediamo, qualche cosa succederà. Uh, ho trovato una chiave di lettura per i forestali che tornino nei boschi con serenità, e l'ho trovata leggendo un libro di Monsignor Ravasi, Breve Storia dell'Anima. Eh, lui racconta mh, di aver incontrato Michael Ende, il, lo scrittore eh, famoso della storia infinita, che è stato un grandissimo viaggiatore e che tra i tanti viaggi era andato a parlare con ehm, una tribù indigena in Amazzonia e, e che l'aveva raccontato e scritto in un libro che eh, uno di quei signori che aveva incontrato aveva detto che faceva proprio fatica a entrare in contatto con la civiltà cont contemporanea e diceva siamo andati avanti così rapidamente in questi anni che ora dobbiamo sostare un attimo per consentire alle nostre anime di raggiungerci. Dice Ravasi, la vita dell'attuale società globalizzata si è fatta sempre più frenetica, la tecnica sempre più sofisticata, la corsa al piacere sempre più accelerata. L'anima che ha bisogno di quiete, di serenità, di distacco, che si nutre di riflessioni e di silenzio è rimasta indietro, persa nelle brume delle campagne abbandonate, sospesa sulle vette dei monti, io dico, nelle foreste. E allora io dico ai miei amici forestali e a me che ogni tanto ci vado in mezzo a tanti guai ministeriali, ma riesco ancora a andarci. Che quando siamo fortunati noi in giro per foreste, ci occupiamo di foreste e siamo fortunati a lavorare là, ma qualche volta siamo un po' depressi, dobbiamo ricordarci che siamo accompagnati dalle anime di quelle che li stanno cercando. E quando tornano, magari non capendo troppo bene cosa stanno facendo, però stanno cercando di ricongiungersi alla loro anima, che a noi tocca custodire e quindi abbiamo un lavoro straordinario e non dobbiamo lamentarci. Grazie. Bene, veramente, veramente bene. E adesso passiamo, cambiamo contesto e abbiamo il mito della montagna assassina. Nasce dove? Nasce nel contesto, secondo me, dell'alpinismo eroico, della dimensione antagonista, di qualcuno, tutti voi vi ricorderete la lotta con l'Alpe, c'era anche nel, non so se ci sia ancora, nel Tesserino del Cai, Guido Rei credo fosse, no? Credetti e crede o nella lotta con l'Alpe. Ecco. Allora questa dimensione poi ci ha restituito un'immagine un po', tragica, austera, tutto sommato, eh, della montagna. E, e a questo poi ha contribuito molto anche l'epopea drammatica della Grande Guerra e quindi abbiamo questo retaggio effettivamente della montagna un po' cupa e i media continuano poi ad alimentare questa dimensione perché in occasione delle frequenti calamità naturali che inevitabilmente diciamo, affliggono L'intrinseca fragilità delle terre alte, ecco che allora per loro le frane, le valanghe, le colate di detrito, i crolli, cosa sono strumenti di morte della natura matrigna e ostile. Ecco. Tutto questo ci impedisce di, 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 di farci una chiara diciamo, idea di cos'è veramente il pericolo e il rischio in montagna. No? E, e quindi proprio vorremmo favorire una riflessione seria su cos'è il rischio, cos'è il pericolo, per chi la montagna la frequenta e per chi in montagna ci vive. E quindi è una questione complicata che ha tanti risvolti, ma cominciamo ad affrontare qualche aspetto e chiediamo il punto di vista di chi in montagna opera col soccorso, gli operatori del soccorso alpino. Crediamo, credo che il loro sia un osservatorio privilegiato, importante, anche per capire in che direzione sta andando. La frequentazione della montagna anche in relazione all'esposizione al pericolo, credo che ci potranno dire delle cose interessanti anche su questo. Ci sono tante domande su montagne e pericoli. No? La montagna è pericolosa. Una volta ho sentito qualcuno a cui era stato risposto, proposto a questa domanda, a rispondere: La vita è pericolosa. E quindi eh, sì, la montagna è pericolosa, ma poi magari ci possiamo tornare in fase di dibattito. Ma questo pericolo lo possiamo ridurre e possiamo avere una montagna più sicura. E come facciamo? Facciamo una montagna di divieti, perché qualcuno dice questo: facciamo una montagna di divieti e limitazioni, in modo che dopo ogni tragico accadimento eh, qualcuno che dice dobbiamo interdire l'accesso, dobbiamo proibire questo, dobbiamo proibire quello, dobbiamo far fare un patentino, dobbiamo far fare. Ammettiamo. Ah, non mi mettono un po' di orticaria, ma forse sono di parte. E sentiamo cosa ci dicono gli amici del soccorso alpino. Ecco, sentiamo cosa ci dicono, e ascoltiamoli. Io sono particolarmente legato al soccorso alpino. Ci sono stato anche una vita fa, ma veramente una vita fa. Quando non serviva tutta la professionalità e l'abilità che c'è adesso, ma bastava un po' di. Di, di, di disponibilità a, al volontariato. E quindi abbiamo oggi con noi Giovanni Busato, che oltre a essere un caro amico è anche il vicepresidente eh, del soccorso alpino e speleologico Veneto, abbiamo Alex Barattin che è il delegato della seconda delegazione Dolomiti-Bellunesi e approfittiamo della loro testimonianza per capire eh, come come evolve anche il, lavoro, il loro lavoro in relazione a questa probabilmente diversa percezione eh, del pericolo. Prego, a voi. Eh, grazie caro professore che eh, a momenti mi bruciava tutto l'intervento con... Le, con le, no, no, ma comunque, comunque, comunque mi riprende. Ripre non c'era, per fortuna, perché sennò no, ritornavo... Eh, No, adesso partiamo con, eh, con un breve filmatino, tanto per eh, inquadrare un po' il, eh, di, che cosa, di che cosa parliamo in questi tempi moderni. Ecco, queste sono le immagini più spettacolari, quelle che si vedono più spesso sulle, sui media. Alle spalle di queste persone, di queste immagini, c'è il lavoro di una, un 750 soccorritori che eh, portano soccorso in qualsiasi eh, situazione, non solamente con, con l'elicottero, ma in qualsiasi eh, situazione climatica e di giorno e notte. Adesso partiamo con qualche, qualche slide. Vediamo. Allora, montagna assassina è un, uno dei miti più tenaci, e più, è un mito storico della montagna, un mito che è, oltre a, a, ad essere a partire da distante è un mito che non si riesce, che non si riesce a intaccare. Montagna assassina è proprio una questione che si perpetua eh, nel tempo. C'è stato un, un periodo fino al Settecento in cui la montagna, oltre ad essere assassina, era proprio una montagna orrenda, era un luogo eh, incredibilmente ostile. Una certa narrazione diceva che la montagna, le montagne erano i resti della creazione, che erano stati... Ammucchiati ai margini della pianura civile, una, una zona ovviamente popolata di demoni e di mostri e di popolazioni selvatiche e ovviamente briganti. E chiaramente gli eretici erano tutti in montagna e quindi eh, erano posti assolutamente da evitare dove le tragedie che avvenivano eh, eh, erano proprio. Frutto di, di, di questa maledizione che, eh, che, che aveva contaminato le montagne. Ma questa maledizione, questa, questo diciamo, sentimento di, di ineludibilità del, della, della tragedia in montagna, si è portato avanti negli anni e arriva ai, anche ai giorni nostri. Con il pensiero moderno, improvvisamente cambia, cambia la concezione delle, delle montagne diventa un, un luogo di scoperta, diventa un luogo di studio, diventa un luogo artisticamente eh, eh, rilevante. Per esempio, nei nostri dolomiti, ricordiamo Doliomier, che scopre questo calcare, questo carbonato di, di, di calcio e magnesio e lo porta a, a, al più grande geologo dell'epoca, che era De Sassour, il quale lo cataloga, cataloga questi dolomiti, ma però gli riconosce il nome del, del, dello scopritore Dolomiti ed è questo il motivo per cui noi adesso andiamo in Dolomiti e non sulle Sausurriti, che sarebbe anche un po', un po' così. Ed è anche il periodo in cui nasce l'alpinismo. L'alpinismo nasce nei primi anni e è appannaggio solamente delle, dei più ricchi, delle, delle persone più facoltose generalmente gli inglesi del periodo vittoriano, i tedeschi per gli inglesi le Alpi sono il loro parco giochi, il loro playground e, e, però rimane questo, questa traccia di, di, di ineludibilità delle tragedie che si trascina anche in questo periodo e che prosegue, e che prosegue nel, nel corso degli anni diciamo che l'aurea magica degli anni precedenti si trasforma in quello che adesso noi eh, vediamo come il folklore, i miti dei maghi, dei demoni, eccetera, li ritroviamo nelle, nelle cerimonie, eccetera. Montagna Assassina ha anche però un nome nella letteratura alpina: la montagna assassina è il Nanga Parbat. Infatti, questo cartello che c'è nel parco del Nanga Parbat al quale adesso è stata tolta la, la, la scritta killer, è rimasto mountain, ma questo era un, un cartello che Nives sicuramente avrà visto nei suoi, e anche fotografato nei, nelle sue salite. La montagna assassina è, è, è il Nanga Parbat, perché? Perché è la montagna del destino dei tedeschi. A partire dagli anni 30 i tedeschi la considerano la loro montagna come il K2 è quella degli italiani, l'Everest e degli inglesi, e dal 30 al 53, anno in cui riescono finalmente con Herman Bull a salire questa montagna, ci perdono circa 30, oltre 30 alpinisti. E questo uh, viene, viene eh, esaltato da un certo tipo di stampa dove i termini in cui si usano sono vittoria, sconfitta, conquista, eh, ritirata e quindi montagna assassina ad ogni piezo spinto a seguito di tragedie. E il mito della montagna assassina continua ad andare avanti e arriva nella nostra società. Nella nostra società il mito della montagna assassina è passato dal, dall'essere qualcosa di, di, di legato ai demoni ha una facile scorciatoia euristica, spesso per evitare di prendersi la responsabilità di dover eh, scegliere un percorso, decidere abbigliamento e eh, eh, pensare ai rischi. È però una scorciatoia estremamente pericolosa, perché si demanda la sicurezza ad altre persone, quando in realtà la sicurezza è una questione assolutamente personale, perché anche il Soccorso Eppino interviene sì, ma interviene a danni fatti, quindi. Eh, è meglio evitare di principio. E cosa, cosa comporta l'offerta turistica, il modello turistico rispetto alla sicurezza? Allora, chi vive in montagna, prima di tutto i residenti, come si dicevano, sono combattuti tra, le, tra lo sfruttare il turismo, perché evidentemente è una fonte di reddito e sostentamento e permette di rimanere. Radicati in montagna, sono combattuti dall'altra parte dal dovere e essere, essere coinvolti in, in, un, in un modello eh, di sviluppo globale che omologa un po' tutte le, 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 le culture e quindi le tradizioni e che rischia, e in alcuni casi ha veramente generato, una montagna come una sorta di luna park. Una sorta di una parca dove tutto è organizzato, tutto è perfettamente preciso e che quindi de-responsabilizza l'utente, diciamo così, l'escursionista nel momento in cui niente entra in contatto. Anche, anche attività tipo il concerto in montagna, le panchine giganti che si vedono ultimamente o anche le installazioni eh, le grandi sculture che sono evidentemente fatte per scopi nobili e sono interessanti, assolutamente preferibili alle, alle gite con le motoslitte o all'uso dei quote, ma che però hanno il, il problema di distrarre diciamo, l'escursionista le, le, da quello che è... In realtà, la, la vera essenza della montagna, che è la montagna in quanto montagna, cioè lo stupore e la bellezza del, di, di, di vivere la montagna, è la montagna, non sono le strutture, le panchine, le sculture, il bar, il BB e la discoteca dopo, dopo aver sciato. Offerta, questo, questo sistema di approccio porta a una sorta di eh, de responsabilizzazione nel senso che si pensa che la sicurezza è qualcosa che riguarda gli altri. Cioè, noi andiamo in montagna e gli altri si occupano di sicurezza, senza pensare che il soccorso epino in questo momento, mai in questo momento, sta registrando questa, questa, eh, questa cosa, nel senso che sembra che il Soccorso Eppino faccia parte di un pacchetto turistico, faccia parte di un'offerta turistica, una sorta di app che si può attivare non solo in caso di effettiva emergenza e necessità, ma anche se il percorso non è di nostro gradimento, se siamo un po' affaticati, se non riusciamo a capire bene la segnaletica. Dove porta per il semplice motivo che noi l'abbiamo studiata prima di partire e quindi, senza pensare che attivare il soccorso alpino si mette in moto una macchina complicata che passa attraverso i 118 e che coinvolge tutta una serie di persone che poi hanno anche il problema di mettere a rischio la, la propria vita e quindi. Per, rimanere, per, per chiudere la prima parte diciamo che andare in montagna è un atto essenzialmente culturale e se noi usciamo da questo consideriamo la montagna un Luna Park, la consideriamo una palestra, ci andiamo per sudare esattamente come faremo se andassimo in palestra, mentre la montagna è un atto culturale dove si impara e la consapevolezza che bisogna assumere per poter intaccare il mito della montagna assassina, è che la montagna non è un posto in cui nessuno, niente, nessuno e nessun divieto al mondo potrà mai garantire una sicurezza totale. Ci sono dei rischi oggettivi che sono da valutare, però noi sappiamo che i rischi che affrontiamo, i rischi soggettivi, sono mitigabili con una preparazione adeguata, con lo studio del percorso, con un'attrezzatura e una formazione banalmente semplice e quindi se noi riusciamo a, 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 proporre, a proporre a portare avanti questo tipo di discorso forse forse in futuro riusciremo ad intaccare il mito di questa montagna assassina che poi paradossalmente è un mito che riguarda solo la montagna e non riguarda il mare e sì che il mare dal punto di vista degli incidenti e dei morti, non è che, che, che scherza, eppure è così. Adesso vediamo qualche numero eh, delle, del soccorso alpino proprio Veneto. Grazie Giovanni per eh, la tua introduzione, eh, buonasera a tutti. A me è il compito di farvi vedere un attimo i numeri del soccorso alpino. Allora Giovanni vi ha spiegato il mito della montagna. Eh, Dietro a tutti quei gesti che avete visto prima c'è un lavoro quotidiano, in collaborazione con il SUEM e gli altri attori che con noi collaborano a attività di soccorso, che quotidianamente ci addestriamo per compiere quei gesti perché non ci possiamo permettere di fare degli errori. Gli errori purtroppo negli ultimi anni, se errori vogliamo parlare, ma ci esponiamo ad una situazione di rischio che è altissima, con un rischio residuo. Molto alto, quindi quando andiamo a soccorrere siamo consapevoli che l'imponderabile può capitare. Negli ultimi, tanto per fare dei numeri, negli ultimi eh, 30 anni mediamente abbiamo perso uno o due compagni dei nostri, a cui va un saluto particolare. Entrando nel merito della. Eh, giusto per farvi vedere, siamo una struttura del Club Alpino Italiano, il soccorso alpino è presente in tutta Italia, quindi in qualsiasi parte d'Italia voi andiate a camminare c'è il soccorso alpino. Eh, siamo divisi in 38 delegazioni, perché delegazioni sono quelle macro aree che rappresentano... Un'area definita all'interno della regione, gestita poi da una, dai vari responsabili. Per quanto riguarda il Veneto, eh, siamo divisi in tre grandi aree, due alpine e una speleologica. Eh, scusate, e una speleologica. La Spelio, se andiamo a vedere, sono 16 e rappresentano eh, un intero grande territorio perché gli interventi Spelio comportano un'organizzazione molto grande. Se è un intervento alpino, 4-6 persone mediamente, riusciamo a fare un intervento. L'intervento Spelio andiamo dalle 15 alle 150 persone, poi dipende dal tipo di attività che andiamo a fare. Se recuperare una persona da 1200 metri e portarlo a valle di circa 800 metri ci impieghiamo 7-8 ore. Se invertiamo l'intervento, riportare a quota zero una persona a meno 800 metri ci vogliono 3-4 giorni. Questi sono i tempi medi di, di attività. Per quanto riguarda le stazioni, sono quei gruppi locali presenti sul territorio, senza andare nel dettaglio. Um, questo è il Veneto, qui rappresentato dalla, dalla seconda zona Dolomiti Bellunesi con le 19 stazioni alpine, tutto l'altopiano di Asiago, Verona, Arsiero con le 6 stazioni e tutta una grande area speleo. Abbiamo quattro basi di ali soccorso in questo momento: Pieve di Cadore, Treviso, Padova e Verona. Pieve di Cadore, Treviso e Verona abbiamo all'interno dell'elicottero, giusto per ricordarlo, un pilota, un tecnico aeronautico, un tecnico del soccorso alpino, un medico rianimatore e un infermiere che ha lavorato in area critica generalmente. Per quanto riguarda Pieve di Cadore, nella stagione invernale, quando grado Valanghe supera il 2, abbiamo la presenza anche dell'unità cinofila. La base di Padova in questo momento non fa missioni speciali e non c'è presente il soccorso alpino. Abbiamo fatto un periodo sperimentale quest'estate, vediamo se verrà riproposto poi per gli altri anni. È stata istituita una base temporanea a Cortina anche in funzione degli, dei prossimi eventi che ci saranno a livello mondiale, con una quinta base dove era presente anche qui il soccorso alpino. Eh, mediamente i, i raggi di competenza dei, dei quattro elicotteri in questo momento si sovrappongono tale da ad avere un intervento nell'immediato, attorno ai 15-20 minuti, sul target dell'area di competenza, circa mediamente. Queste sono le, le, le stazioni rappresentate. La vera essenza eh, qual è? Che siamo radicati sul territorio, viviamo sul territorio e quindi solo se viviamo e lavoriamo in quell'area riusciamo a fare gli interventi, perché la vera, la vera peculiarità oltre che l'aspetto tecnico e la conoscenza del territorio che deve essere fondamentale e ce l'ha solo chi vive in quel, in quel posto. Per quanto riguarda gli interventi, mediamente siamo attorno ai 1200-1300 interventi all'anno in Veneto. A livello nazionale il Veneto conta circa l'11% di tutti gli interventi che vengono fatti in Italia. Queste sono le classiche cause. Eh, di incidente, la caduta, beh, siamo in montagna principalmente, ma guardate questi dati importanti, la perdita di, ori di orientamento, il malore, l'incapacità. Sono ai primi 4-5 posti che si ripetono ogni anno e ogni anno non riusciamo ad abbassare questi dati, pur facendo tutti i progetti di prevenzione. Sarebbe l'ideale lavorare con le scuole, con i ragazzi, cosa che facciamo ma... Noi siamo piccoli, siamo in pochi e quindi cerchiamo di fare del nostro meglio per dare quelle informazioni di dettaglio. Guardate anche il ritardo, lo sfinimento. Credeteci che ogni giorno riceviamo chiamate, veramente per cose banali, ma ricordiamo che la caviglia, se adesso scendendo da questo palco mi, mi slovo una caviglia, siamo a Padova alle 6.20, codice sanitario pari a bianco, la stessa caviglia in cima all'agnèr o alla marmolada diventa un codice rosso, perché se quella persona non ha le dotazioni sicuramente non riuscirà a essere in vita domani mattina, ecco che diventa un problema sanitario, quindi è un'evoluzione sanitaria, eppure è una banalità, però non ci pensiamo. Andando avanti velocemente, quindi le cause, poi ce ne sono di vari tipi, qui andiamo io a veloci, il tipo, eh, quindi l'alpinismo, vedete comunque l'alpinismo professionistico conta un decimo dell'escursionismo. Quindi l'alpinista è colui che prepara in modo dettagliato quell'escursione, quella salita e poi può capitare di di avere qualche intoppo ma sono pochissimi sono pochissimi gli intoppi molti sono dovuti a una frequentazione un po leggera dell'ambiente alpino mountain bike che stanno crescendo molto le bike tutto quello che è mobilità in montagna e qui ci dobbiamo attrezzare anche per avere i sentieri adatti a poterli frequentare con, con queste nuove tecnologie poi andando avanti lo sci alpinismo e tutta un'altra un serie di attività Qua, in altro, purtroppo, in questi dati compare il disagio sociale, cosa che abbiamo detto alla Regione più volte. Tutte le aree di montagna dove ci sono poche attività, pochi servizi, in alcuni periodi dell'anno, specialmente fine primavera-autunno, interveniamo spesso su casi di suicidio o disagio sociale. Non lo divulghiamo mai, perché non è giusto metterlo sul giornale, perché poi viene l'emulazione e c'è un seguito, però i dati fanno vedere questo, questo trend in aumento negli ultimi dieci anni e è cresciuto tantissimo. Per quanto riguarda invece, andando via veloci, le attività lavorative, Baia, ricordava la dottoressa prima, ha creato nel Bellunese e nel tutto l'altopiano di Asiago eh, e poi anche a Trento un'attività lavorativa successiva molto importante. Di fatto abbiamo avuto pochi casi di intervento a ditte specializzate. Spesso capita di intervenire sul boscaiolo cosiddetto casalingo o adesso magari col problema energetico ci sono tante persone che si avvicinano a un'attività che non hanno mai fatto e quindi purtroppo in qualche caso è capitato. Questi sono gli elicotteri. Come vedete gli elicotteri contano circa il 35-37% degli interventi, il resto viene fatto via terra. E anche nei 37% delle attività fatte con l'elicottero abbiamo comunque personale a terra che fa da riferimento per l'elicottero. Quindi non viene risolto tutto con l'elicottero. Eh, questa era riferita al 2021. Eh, la presenza di italiani maggiormente, però negli anni dove il turismo, come quest'anno, quest'anno abbiamo avuto un'affluenza di gente che ci viene a trovare da fuori molto importante, quindi sta cambiando. Questa è l'età, andiamo via veloci, una slide che fa vedere principalmente fino a qualche anno fa che saliva in montagna erano dai 50 ai 70 anni. Questa era l'età. Quest'anno abbiamo notato che si avvicinano molti giovani. Poi non, non c'è la correlazione tra chi si fa male e l'età, sarebbe da fare uno studio diverso, però è indicativo e fa vedere qualche punto. Purtroppo, questa è una slide che fa vedere che la metà hanno problemi sanitari, ma guardate, 508 persone illese, che tecnicamente potevano risolvere il problema in autonomia. Di sanitario non c'era nulla. Probabilmente c'era qualcosa a rischio evolutivo, a rischio evolutivo. 63 mediamente in Veneto andiamo dai 40 agli 80 decessi l'anno e qui è un'altra attività che spesso non, non ci pensiamo, ma noi non siamo dei medici. Abbiamo anche dei medici al nostro interno, non siamo psicologi, però ci troviamo a gestire il contatto con la morte. Non ne parliamo mai, ma è una cosa che voglio ricordare, perché trovare una persona non più nella forma umana ci si fa l'abitudine. Invece il rapporto con i familiari, i figli, le mogli, quella è la cosa più difficile e qui dobbiamo lavorare per il futuro. Perché anche noi siamo persone e quindi quando torniamo a casa dobbiamo dissipare un po' questa, questa difficoltà, perché comunque no, non è facile, non è facile fare anche questo. Anche perché oggi sto lavorando in ufficio, per chi lavora in ufficio in fabbrica, vengo preso, catapultato in un intervento dove quello che viene fatto, viene fatto, l'abbiamo scelto noi, siamo consapevoli, però è una cosa che poi quando torniamo a casa non è come essere in sala operatoria che si decide. È tutto programmato questa è una cosa che dobbiamo aumentare un po' poi ci sono i dispersi purtroppo il veneto non si sa perché è una delle regioni d'italia dove si perdono più persone e negli ultimi 25 anni ci mancano 28 persone mai più trovate non sappiamo dove sono andate a venire mediamente ogni anno facciamo circa dalle 50 alle 80 ricerche che comportano un impegno di personale dal, dalle 30 alle 400 persone circa, in collaborazione poi con la Guardia dei Finanzi, con i Carabinieri e via di seguito. Questo è un altro dato che stride tantissimo, chi viene soccorso non ha nessun tipo di tutela assicurativa. Più del 90% non ha tutela assicurativa. Dovrebbe diventare obbligatoria, perché comunque i costi di recupero, secondo Delibera 14.11 della Regione, c'è una compartecipazione alla spesa che viene dato alla Regione, ma di fatto eh, non c'è. E anche qui è questione di cultura, come diceva prima Giovanni, no? Come quando saliamo in macchina e ci mettiamo la cintura. Quando andiamo in montagna l'ideale sarebbe avere una qualche tutela. Eh, poi andando via veloce, ci sono false chiamate, interventi di protezione civile, il Soccorso Alpino dà una mano anche alla Regione per quanto riguarda tutti gli eventi, maxi eventi. Naturalmente, quando inter interveniamo in un terremoto piuttosto che un evento come Vaia, la nostra eh, mission è quella di dare le nostre competenze per tutti quei lavori in quota. Questo è quello che viene fatto in realtà. Eh, questi sono i, i decessi divisi per zona. L'andamento eh, mensile degli interventi: naturalmente, nella parte invernale, eh, qui c'è ancora il covid, quindi qualche impianto era ancora chiuso, nella parte estiva c'è il maggior numero di interventi per poi scemare e andare nelle due comunque stagioni. Eh, mh, primaverili e autunnali c'è cioè quel calo fisiologico però mediamente soccorriamo dalle 3 alle 4 persone al giorno tutto l'anno, questa è la media che, che attualmente abbiamo, interventi per le stazioni eh, dietro a, a tutti quei gesti tecnici ci sono circa dalle 130 alle 150 mila ore di formazione il che vuol dire circa 180 ore anno per ogni soccorritore, oltre agli interventi che andiamo a fare. Questo per la nostra incolumità, prima di tutto, poi, eh, come dicevamo prima, non dobbiamo permetterci di sbagliare. Questa è l'attività, una delle tante eh, che facciamo. Abbiamo le unità cinofile e tutta una serie di, di altre attività eh, che diamo, questa negli anni. È l'ultima slide che fa vedere un attimo gli interventi negli anni e noi come diceva prima Giovanni siamo in 740 in Veneto. Il Veneto rispetto ad altre regioni d'Italia ha tutto il personale abilitato a intervenire in parete e ad operare con l'elicottero. Poi abbiamo personale specializzato che fa solo attività di base, però sono quelle 30-40 persone dedicate per quel tipo di attività. Grazie a tutti, se avete domande se no... Mi Io, nel dare la parola a Danna, volevo solo raccomandare di tenere i tempi programmati. È vero che recuperiamo per un'assenza e abbiamo riservato uno spazio ampio al dibattito, ma appunto sarebbe bello non portarlo via quasi tutto. Grazie. Allora, ragazzi sedetevi, <ride> venite qui. Noi abbiamo pensato una cosa un pochino meno info informale, così. Quindi io adesso dico due parole qui, ma poi mi lasciate un posto così io mi siedo lì vicino a voi. Allora saluto Andrea Borotto, Michela Belloni, Maria Cristina della Lucia e Alex Pra. Questi quattro ragazzi, giovani, trentenni, belli. <ride> In modo diverso tra loro sono testimoni di una scelta coraggiosa, in un mix di caratteri e dimensioni diverse. Nel gruppo degli Spitz di Mezzodì, chiederei per piacere di far andare le slide. Nel gruppo degli Spitz di Mezzodì, alle porte del Parco Nazionale dello Dolomiti Bellonesi, nel territorio che dal 2009 gode del riconoscimento delle Dolomiti come bene UNESCO, Patrimonio dell'Umanità. Questi quattro amici hanno portato avanti la sfida di gestire a 1600 metri di quota il rifugio Casel de Soral Sas. Il rifugio è stato dedicato alla figura di Giovanni Angelini e anche per questo introduco io la loro storia a nome della fondazione che porta il nome del medico alpinista e accademico del CAI, appunto Giovanni Angelini, che insieme a Silvio Sperti e Valentino Angelini ha amato e percorso tutte le cime e le crode degli Spitz, e non solo, in giovanissima età, più giovani di voi. E che vedete nelle immagini all'inaugurazione del bivacco all'inizio degli anni 70 e anche mentre arrampica. E chi sono questi nostri quattro amici? Una coppia di bellunesi e una coppia dal territorio vicentino. Per Andrea e Michela la scelta ha comportato un cambiamento radicale, è stata una vera scelta di vita. Alex e Cristina hanno continuato una vita più simile a prima, ma col trasferimento in rifugio nel fine settimana e in altri periodi della stagione, quindi con altrettanto impegno. Abbiamo scelto proprio loro come quattro testimoni per lo stereotipo della montagna playground e ringrazio chi ci ha preceduto per la vastissima introduzione che hanno fatto, perché ci aiuta a capire questo stereotipo. Proprio per proporre una riflessione sulla gestione di un territorio fragile, fortemente sotto pressione di quel fenomeno che, in una visione prettamente consumistica, vede l'assedio della montagna da parte di masse in fuga e da turisti performanti alla ricerca di esperienze di sport estremo, quasi eroico, sempre più volte al superamento del limite. Il playground montano, in questo senso, è divenuto divenuto stereotipo di libertà, di avventura, di sperimentazione sportiva, ma insieme anche rappresentazione di un equilibrio che è estremamente precario tra presenze diverse. Equilibrio precario per la fragilità di un sistema, specialmente se pensiamo ad alcuni luoghi ben noti ed esposti al superamento della soglia della fruizione corretta, che ha visto un'esplosione peraltro durante la pandemia. La montagna è oggetto dell'evasione della routine quotidiana, dalle temperature sempre più alte, legate ovviamente al climate change, dalla pressione di massa, dalle paure legate alla pandemia, alla necessità di disconnessione. Lo stereotipo nasce dall'aspettativa di una condizione di benessere che riproduce i comfort di un centro urbano, ma che vengono trasferiti in quota, oppure di una condizione di avventura estrema che non richiede conoscenza profonda della realtà dei luoghi o degli abitanti, ma che è semplicemente finalizzata a se stessa. Ma noi siamo profondamente convinti, tuttavia, che una dimensione turistica diversa, che non abbia necessità di banalizzare la montagna, è possibile. La frequentazione può essere anche una scelta responsabile, consapevole, che comporti naturalmente il mettersi in gioco dell'ospite e insieme dell'abitante. E qui veniamo ai nostri amici. Andrea, qual è stato per te il valore unico di questa esperienza in rifugio e a quale tipo di turismo si connette anche con due parole di raffronto rispetto a come vivevate prima, come vivevi prima? Grazie, Pronto? Grazie Anna e buonasera a tutti. Sì, diciamo che è un'esperienza che mi ha cambiato la vita, e anche perché fino a. Qualche mese fa non avrei mai pensato di trasferirmi per lavorare in mezzo alle Dolomiti, quindi anche perché io sono nato e sono cresciuto a Noventa Vicentina, quindi un piccolo paese della pianura. E, e, e il mio percorso è stato, fino ad ora, completamente diverso. E infatti, dopo la laurea in Economia, il mio obiettivo era quello di diventare commercialista. Dopo ho visto il fisco e sono scappato subito il prima possibile. E, però dopo ecco, ho provato nuove esperienze che sicuramente eh, mi hanno accresciuto, ma, ma sotto sotto vivevo un'insoddisfazione, un mi accorgevo che eh, spesso, troppe volte, aspettavo solo magari lo stipendio. E quindi l'occasione del, del rifugio l'abbiamo colta al volo perché secondo me poteva... E colpire, insomma, cerca, e rispondere alle mie ricerche di, di accostare, insomma, la vita, il lavoro e comunque anche eh, l'esperienza con, con mia moglie. E quindi mi ricordo che appena ho letto il bando, ho, erano le 11 di sera, ho scritto subito ad Alex, che era un po' il suo sogno, e abbiamo detto, dobbiamo provarci. Ed eccoci qua, insomma. Anche perché... Non tanti giovani della, della zona del Val, Val di Zoldo hanno partecipato eh, perché i sacrifici è chiaro che, che sono molti e eh, bisogna rinunciare a molti comfort no, che siamo abituati ad avere. Eh, ovviamente non arrivano strade, quindi non, non abbiamo le macchine per arrivare in paese. Abbiamo circa un'ora, un'ora e mezza di, di passeggiata. E dormiamo in un bivacco, quindi di sera se dobbiamo fare la pipì dobbiamo uscire, salutiamo qualche cervo e poi, e poi raggiungiamo un po' il bagno del, del rifugio. E non abbiamo la tv, il divano, e siamo distanti dagli amici, dalla famiglia, però e lassù puoi, puoi vivere quei piccoli valori, puoi apprezzare quei piccoli momenti che, che per noi, insomma... È, ci rendono vivi e, e poter godere di un'alba, di un tramonto, mh, cogliere uno scoiattolo. Ecco, nessun stipendio e, e riusciva, riesce a, a pagare queste piccole cose qua. Ecco, e, mh, queste piccole cose anche un po' al turista vo, vorremmo far, far notare. Spesso c'è un turismo un po', po mordefuggi e ho visto la panchina blu, noi ecco non, non abbiamo bisogno di, di, di queste cose. Noi dobbiamo cercare di invogliare, di far vivere anche agli altri le emozioni che noi per primi che siamo là, viviamo. E anche se a volte a discapito un po' del profitto. Però forse dobbiamo ecco, porci un po' dei limiti anche noi e, e non guardare solo quello, ma, ma ecco, promuovere un turismo più, più lento, ecco. Grazie. Michela, allora tu sei una specialista della cucina e il valore dell'offerta culinaria che hai eh, proposto ai tuoi ospiti sicuramente è anche un valore culturale. Ehm, ci chiedevamo così se c'era qualche aspettativa un po' particolare da parte di chi frequentava il rifugio, se hai potuto verificare qualche sensibilità un po' diversa e anche quali sono state le criticità nell'approvvigionamento di tutto quello che ti serviva. Buonasera a tutti, eh, sì, mm, faccio una breve introduzione collegandomi al marito che mm, anch'io ho lasciato il mio lavoro a 30 anni e ho stravolto sì, la vita insieme a lui, proprio perché vedevo che stavo togliendo tanto tempo a tutto quello che mi faceva stare bene. E, e quindi mi sono indirizzata verso a qualcosa di, di più prezioso e magico a mio avviso ehm, da appassionata di montagna che sono gestire un rifugio mi rende davvero orgogliosa perché? perché dà la possibilità comunque a um, alpinisti e anche semplici escursionisti di, di trovare un appoggio e un pasto caldo a, alla base degli spitz di mezzodì e, Ed ecco qui che mi collego proprio all'ambito culinario. A livello culinario il Sole Sas è stato per me una riscoperta di tradizioni accantonate. Io sono cresciuta nei Montiberizi e da sempre la mia famiglia mi ha trasmesso... Un forte amore nel mangiare cibo sano, cibo fatto con le proprie mani e con le materie prime che la natura ti, ti offre. E al suo ressas, ecco, noi abbiamo portato proprio questo: una cucina semplice fatta di pochi piatti, ma con ingredienti locali e genuini. Eh, proprio perché eh, al Sure Sast tantissimi dei nostri fornitori sono mh, piccoli agricoltori delle vallate che ci circondano, eh, proprio perché a loro noi crediamo e loro vogliamo sostenere. Poi la cucina è stata un'altra grande sorpresa anche a livello di menù. Uh, ci siamo proprio divertiti ad affiancare sapori vicentini a sapori più montani, proprio grazie alle competenze di Alex e Cristina, rispettivamente di Longarone e lui e Agordo, lei. Ecco, uh, ci sono però delle peculiarità che voglio evidenziare, cioè, noi abbiamo uh, sempre proposto. Oh, solo due primi e solo due secondi ecco questo è stato apprezzato da una buona parte di clientela ma da qualcuno è stato un po' deludente cioè, si aspettavano qualcosa in più e quindi ecco che il nostro compito era anche eh, di spiegare a loro perché eh, più di così non potevamo fare cioè, su al Caselle, gli spazi sono ristretti, la cucina è veramente piccola e questo ci ha portato anche mh, ad una determinata scelta, una scelta limitata su ingredienti e bevande. E stessa cosa e stesso approccio oh, l'abbiamo avuto anche eh, quando tantissime persone si presentavano tutte alla stessa ora. E quindi quattro fornelli abbiamo e la capacità massima di piatti in un colpo è come quella di casa, di una semplice cucina. E quindi anche lì ci trovavamo ad uscire e con un sorriso oh, far notare in realtà ai nostri clienti in che luogo loro effettivamente si trovano. E quindi anche questa attesa, si durava un cinque minuti in più prima di mangiare, cioè in realtà si trasformava in qualcosa che. È rilassante, è rigenerante per, la, per mente e corpo, dico io, no? Ecco, e, quindi questo a livello di cucina. Poi difficoltà in ambito di approvvigionamento: oh, sì, eh, però in realtà ci riteniamo tanto fortunati perché c'è una teleferica e questa sì, ci aiuta tantissimo. In realtà c'è sempre qualcuno di noi che deve scendere, e, perché non si carica da sola ovviamente, e la via più, più breve anche è anche fare un piccolo sentierino attrezzato, e lì è un po' buffo a volte perché comunque troviamo i nostri clienti che salgono. E ci dicono: Ma siete matti a scendere di qui, però alla fine la via è un po' più breve e noi ci riteniamo veramente sportivi. Ci piace far fatica, e quindi in realtà il momento di, dei carichi è anche un momento di divertimento in cui scendiamo, siamo proprio a contatto con la nostra natura. Apprezziamo gli spitz, eh, vediamo tutta la Val Pramper e anche poi il Telmo che in realtà riesce a scorgere da lì. Ecco. E quindi un po' questo Grazie. riporto io in sintesi. Grazie. Cristina, hai voglia di raccontarci qualcosa? Così, se ti viene in mente qualcosa su chi frequentava il rifugio, che c'è qualche tipo di provenienza particolare, se avete potuto notare qualche differenza? Sì, non so se mi sentite. Buonasera. Eh, allora, sì, gli escursionisti... I medi sono quelli che arrivano soprattutto, che hanno come meta il rifugio, quindi vengono eh, per il ristoro, per una merenda, per pranzo, e soprattutto nei fine settimana. Infatti, a volte c'è un po' eh, di frequentazione eccessiva, ci sono dei momenti di, eh, di affluenza che non riuscivamo a gestire. Eh, però devo dire che non è, un, non è mai stato un tipo di affluenza ehm, troppo esigente o troppo inconsapevole di quello a cui andava incontro, sono sempre state persone che sapevano più o meno che non avrebbero trovato ehm, non lo so, la cucina del rifugio scoiattoli di cortina, per dire, eh, anche perché è un luogo poco conosciuto. Sfortunatamente e fortunatamente, eh, è un luogo incantevole e, e quindi è anche un po' protetto, un po' defilato, rimane un luogo un po' minore in questo eh, e ci riteniamo fortunati. Eh, chi invece arrivava per pernottamenti, mh, quindi magari rimaneva lì eh, a pernottare, è chi percorre l'Anello Zoldano: è un trekking di più giorni, eh, il rifugio Angerini sull'Alsace ne fa parte e ci siamo accorti che erano soprattutto stranieri che conoscono questo trekking e, e che lo percorrono. Io sono di Agordo e io stessa non l'ho mai fatto, non, non ho mai percorso questo trekking, lo conoscevo di fama però effettivamente eh, non è così conosciuto probabilmente e ci siamo anche chiesti se effettivamente... In qualche modo noi italiani abbiamo una cultura diversa di frequentare eh, la montagna, di frequentare questi trekking di lunga o media percorrenza. Um, e ci siamo anche detti che è un peccato perché è un modo diverso no, di immer immergersi, um, di, di conoscere la, la geografia di un luogo e, e le atmosfere. Quindi, quindi su questo sì, dobbiamo dire che... Eh, c'è questa differenza, gli stranieri frequentano di più quel tipo di. Sì, hanno di abitudini esperienza. diverse. Mm. Grazie. Alex, chiederei di chiudere eh, facendo, portando qualche considerazione prima di tutto sul ruolo dei rifugi eh, come presidi della montagna e eh, soprattutto sottolineando gli aspetti legati alle comunità locali e territoriali. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Ehm, beh, io prima di questo avevo lavorato diverse stagioni in rifugio durante gli studi, eh, però ovviamente no, non mi ero reso conto di tutte le difficoltà che gestire un rifugio comporta come quest'anno dove mi sono ritrovato a farlo in prima persona con Andrea, Michele e Cristina. E spesso non ci si rende conto del, del grandissimo lavoro di organizzazione logistica che sta dietro il far funzionare il rifugio e basta pensare appunto come diceva anche Michela agli approvvigionamenti, alla teleferica alla, alla produzione e uso dell'energia, dell'acqua la spazzatura banalmente dove non hai la raccolta porta a porta o il bidone a 50 metri dalla porta di casa e quindi eh, ogni, ogni cosa no, non è banale non è scontata e quindi ogni gesto, ogni attività eh, della quotidianità assume un valore, un significato diverso e questo è stato un aspetto sicuramente arricchente e di cui spesso non ci rendiamo conto nella vita che facciamo eh, quotidianamente in città e, e penso che una settimana da, da rifugisti sia un'esperienza un che potrebbe essere utile veramente per tutti. E, mh, a me il Rifugio eh, diciamo, ha lasciato due grandi lezioni, l'esperienza del Rifugio e anche il rapporto con eh, i volontari del CAI che ci hanno sempre dato una mano e che approfittiamo anche per, per ringraziare qui in questa sede, ma anche i familiari e amici che ci hanno, ci hanno sempre sostenuto. E la prima è sulla conoscenza del territorio. E io sono rimasto molto affascinato dal vedere. E come questi appunto volontari del CAI che da sempre si prendono cura del rifugio, del territorio e che erano anche nelle foto che scorrevano prima, conoscessero ogni, ogni sentiero, ogni angolo, ogni sasso, ogni albero degli spitz di mezzodì. E, e io lì mi sono reso conto che probabilmente conosco quasi di più il mondo che non il giardino di casa mia. E, e questo è un peccato perché sì, eh, si possono... E scrivere libri, fare carte geografiche, però quando perdi l'esperienza di vivere un territorio, di conoscerlo, secondo me si perde molto ed è un peccato. L'altro aspetto invece riguarda la manualità, questa è una cosa un po' più personale, e ovviamente sapete che uno dei requisiti fondamentali di un rifugista è sapersi arrangiare. E Infatti io definisco i rifugi un luogo di ingegneria creativa, che non so se esiste come concetto, ma mi piace definirlo così. E se la prossima volta che andate in montagna provate a far caso a come funziona un rifugio, vi rendete conto che è molto creativo spesso nei metodi, negli strumenti, nel come com funzionano. E, e ogni giorno c'è una sorpresa. Non, non arriva più l'acqua, si rompe un tubo, eh, un fulmine fa saltare l'inverter eh, e ovviamente lì non hai eh, l'elettricista, l'idraulico, il tecnico a portata di telefonata che viene ad aiutarti e quindi è fondamentale riuscire a sapersi arrangiare con quello che si ha, ad essere creativi, ingegnosi, anche con mezzi di fortuna. E, e io mi sono reso conto che un po' eh, questa, questa capacità, vivendo, essendo cresciuto un po' nelle comodità eh, di un paese, ma di un contesto urbanizzato, l'abbiamo un po' persa. E, e questo per me è stata diciamo, una grande lezione, anche capire il valore di questa manualità. Che per me è stato, tra l'altro, ancora più importante, perché eh, io eh, arrivo un'esperienza di lavoro di ufficio eh, forestale, però io sono uno di quei forestali che purtroppo le foreste le vede poco ma sta molto in ufficio e, e, e mi sono reso conto in questi ultimi anni di come eh, spesso mi trovo a vivere in una sorta di bolla artificiale fatta di tante ore davanti al PC, di report, mail, articoli, spesso anche fini a se stessi e di perdere il contatto con la realtà delle cose, col fare, costruire le cose. E quindi, in questo senso, per me eh, è stato uno dei motivi per cui ho intrapreso anche questa avventura, pur non avendo abbandonato il mio lavoro. Eh, però avevo bisogno di recuperare anche questa, questa dimensione. E, mh, mi anticipava prima Anna, secondo me eh, una cosa che ci tenevo a dire: la cosa più bella dell'esperienza al rifugio è stata. E sentire il calore, l'affetto, la vicinanza, il sostegno della comunità locale, di sapere che tutti ti conoscono, ti aiutano, ti chiedono se hai bisogno di una mano. E per me è stato, questo è stato veramente eh, importante e, e ti fa rendere conto che non stai facendo una cosa importante solo per te stesso, ma anche per il territorio. E, e questo mi porta a un'altra riflessione, ovvero che e se queste attività hanno un valore per i territori dovrebbero essere sostenute perché ovviamente ehm, fare il, il rifugista in quota non è come fare il commerciante in centro a Padova, ma anche in centro a Forno di Zoldo. Però sulla carta è così e, e quindi da questo punto di vista dovremmo anche pensare forse a dei sistemi per incentivare e favorire questo tipo di attività per sostenerle e, e, e più in generale, ecco, e con, con questo vado a chiudere, credo che la montagna abbia bisogno di, di essere sostenuta, e ha bisogno di essere trattata in modo speciale. E, e qui non voglio fare un discorso eh, sull'autonomia, però quello che voglio dire è più eh, su, sul come vediamo la montagna. Noi dovremmo ritornare o imparare a guardare alla montagna come montagna con una comunità al centro. E, per tornare appunto al mito anche della montagna come playground, parco giochi: se noi guardiamo alla montagna, e con noi intendo diciamo, i votanti della classe politica che ci rappresenta, solo per le grandi infrastrutture che facilitano il turismo mordi e fuggi, solo per le seconde case, solo per le piste da sci, beh, io penso che abbiamo, abbiamo un problema. E, e questo lo dico, lo dico da Montanaro e da, da Bellunese, che purtroppo contribuisce con le statistiche allarmanti sullo spopolamento, e, ma questo anche mi fa dire un'altra cosa, che spesso si dice che i giovani abbandonano la montagna. Perché cercano uno stile di vita più semplice, cercano le comodità della città. Eh, beh, mi viene a dire che no, non è così o non è sempre così. Eh, anzi, eh, i giovani abbandonano le montagne perché la montagna è abbandonata, abbandonata in termini di opportunità, di servizi, e quindi questo ti porta a immigrare fuori. Quindi, eh, come, come appello, e scusate se entro un po' ne, nella sfera politica, io penso che la montagna abbia bisogno di. Di, di presidio, di comunità, di, di lavoro e, e forse anche di, di un modello di turismo diverso. E, e su questo, noi nel Bellunese dovremmo sicuramente fare una riflessione. Noi spesso quest'estate ci siamo confrontati, abbiamo discusso prima di mettere un post su Facebook, pubblicare una foto, organizzare un evento, se fosse il caso di farlo. Nel senso che eh, il Rifugio Soralzas è un posto bellissimo però ovviamente ha una capacità di ricezione di persone, come ci diceva anche Michela prima. E, e se superi questa capacità, da paradiso diventa, rischia di diventare un inferno. E questo ragionamento noi dovremmo farlo anche su scala territoriale. E quelle foto che vedevamo prima del lago di Sorapis, delle tre cime di Lavaredo, a me personalmente fanno paura. E sono posti dove, che da bellunese non frequento più perché non è più la montagna che mi piace e il rischio che vedo e questo è anche forse un po' l'altra faccia del, del riconoscimento unesco delle Dolomiti, che può essere sì un'opportunità, una vetrina se gestita correttamente, ma se, se, se non viene gestito con attenzione, con intelligenza il turismo, se non viene coinvolto il territorio, rischia veramente di essere un'arma a doppio taglio e rischia di, di disintegrare le comunità e i territori e conosciamo tutti la situazione anche del centro di Venezia e, e quindi io eh, come appello finale mi auguro veramente che eh, si faccia tesoro dell'esperienza e che si lavori per, per non andare in questa direzione. Spero che la testimonianza che abbiamo portato aiuti anche un po' in questo e, e soprattutto anche il coraggio di, di neo montanari come Michele e Andrea possono, possono aiutarci a comprendere. Grazie. Grazie. Qui. Il, il mondo di Heidi che tutti assolutamente conosciamo magari qualcuno ha anche letto il libro ma insomma il cartone animato invece ormai è tanti tanti decenni che, che ci accompagna ecco il mondo di Heidi ci racconta di una montagna che pur in alcune asperità e nella rudezza è una montagna fondamentalmente bella buona e sana. È una montagna in cui la fatica, forse, della salita, del pascolo, del lavoro, vengono assolutamente nascoste e passano assolutamente in secondo piano rispetto a quella che è la magnificenza degli scenari, dei tramonti, dei prati in fiore, del verde dei prati, del latte buono, delle caprette. È una montagna di cui sentiamo Odori, profumi, l'aria fresca del vento, la percepiamo, il, rimaniamo estasiati. È una montagna in cui si cresce sani, liberi e forti ed è contrapposta al grigio opprimente della città dove c'è solo tristezza e desideria di essere altrove, a proposito di quel rimando città montagna che avremmo voluto costruire attraverso addirittura due convegni. È una montagna in cui le tradizioni si sposano decisamente in, in perfetto equilibrio, no? un'altra quasi come la natura incontaminata di, di prima, no? questo perfetto equilibrio della tradizione, e, con un ambiente naturale che nonostante le attività tradizionali, resta incontaminato. È una montagna immutabile, che non cambia, che non si trasforma, che è uguale a se stessa ed è luogo di nostalgie e, e di affetti puri. È una montagna che rende magari la scorza dura, pensiamo al nonno, della, al nonno Burbero, ma che sotto ha sicuramente un cuore buono. Questa immagine che nasce appunto in questo volume, questo romanzo del 1880, che poi eh, ritorna quasi cent'anni dopo direi, e continua, si mantiene, continua a piacere, è appunto, pur essendo riferita a un mondo alpino che non c'è più, ma permane nell'immaginario e permane tutte le volte che eh, pensando a chi vive in montagna come cittadini diciamo. Beati loro. È una montagna che ritroviamo quasi uguale eh, in alcune narrazioni attuali, forse anche nelle narrazioni dei social, no? su cui ci, ci poniamo un dubbio. Quando, che foto postiamo di montagna quando andiamo in montagna? O che ritroviamo in una fiction come può essere Un passo dal cielo, dove permane un, il, il nonno di Heidi e quel mondo lì o eh, è una montagna che ritroviamo in alcune riproduzioni di montagna e rappresentazioni e, e, e come dire, teatri di montagna, che sono alcuni che sono a, a mero uso turistico, evidentemente, con un'idea di turismo ben lontana da quella che ci è stata raccontata. Per smontare questo mito dobbiamo quindi confrontarci con chi in montagna davvero vive e lavora. E questa volta proviamo a pensare non solo appunto alla al, al vita e lavoro in montagna eh, legata a, al turismo, ma andiamo nei paesi, nelle valli, eh, dove si svolgono tante diverse attività e c'è bisogno di tanti e diversi servizi. E ci chiediamo quindi che cosa vuol dire abitare in montagna, che cosa vuol dire lavorarci oggi lungo tutto l'arco delle, delle quattro stagioni, quando c'è il sole, quando piove, quali sono le fatiche, quali sono le sfide, quali sono le prospettive. E ci chiediamo anche se la montagna può essere davvero un luogo interessante da vivere, perché ha un qualcosa in più che non è però quello di quel, del, eh, del mondo idealizzato di Heidi. Che cosa può essere questo valore aggiunto? Per riflettere su questo, allora abbiamo chiesto a Michele Pellegrini di raccontarci alcune esperienze di lavoro e di vita in montagna, nella montagna degli abitanti. Michele Pellegrini è funzionario di Lega Cooperative del Veneto con delega per la provincia di Belluno ed è socio della cooperativa Cadore, nella quale per eh, parecchi anni è stato responsabile della progettazione. Michele Pellegrini ci porta in particolare appunto l'esperienza del mondo delle cooperative come luogo in cui vita e lavoro sono distanti da quello del mondo di Aidi ma ugualmente possono contenere importanti valori aggiunti. Grazie mille, buonasera a tutti. E tra le altre cose, avventore del rifugio Sorel Sasso come semplice escursionista e non alpinista. Grazie dell'invito e grazie per poter intervenire. Eh, partirò da due esempi molto concreti per poi provare a fare un ragionamento su quello che è il senso di comunità e lanciare anche una proposta che secondo me potrebbe trovare anche una logica di prospettiva futura per il futuro delle nostre montagne e della nostra montagna. Comune Isdope di Cadore, 1461 metri sul livello del mare, 186 abitanti. Il comune più piccolo è la provincia di Belluno, il secondo nella regione del Veneto. Nell'autunno del 2021 il negozio di alimentari era chiuso ormai da due o tre anni. L'uniche attività commerciali erano, e sono tuttora, capirete perché, il ristorante apprezzato dai, da chi Zoppe abita, ma anche da, da chi Zoppe la visita, e un bar, gestito però da un gestore storico, ormai anziano, e prossimo all'abbassamento definitivo della serranda, per chiudere, per raggiunti limiti d'età. In questo contesto, la comunità di Zoppe si chiede come, insieme, può provare a riaprire quel negozio. Quindi, un processo guidato da un bisogno e un fattore generativo specifico che è quello della riapertura del negozio. Capirete dopo perché è generativo di altre cose. Nell'ottobre, mi viene da dire, del 2021, grazie anche, e quando parlo di comunità parlo di persone, ma anche delle istituzioni, il comune per esempio in questa iniziativa ha avuto un ruolo fondamentale, viene costituita la cooperativa del Zopè. Il 23 dicembre viene inaugurato il negozio, il primo obiettivo è stato raggiunto. Quali sono gli altri risultati che questo primo processo generativo è riuscito a portare? Beh, questa è la dimostrazione che se un processo viene dal basso, eh, di comunità, l'appetito viene mangiando. Perché nel negozio adesso è stata introdotta anche un'innovazione digitale non di poco conto. Perché, se oggi entrate nel negozio di Zoppé, vedete anche una vetrina digitale chiamata Proxima, è un progetto sperimentale. La cooperativa di Zoppé l'ha conosciuta perché è andata a conoscere un'altra comunità, Carnica in questo caso, e in quel momento è nata una collaborazione. Loro lavoravano su quel progetto sperimentale e hanno detto: Perché non lo proviamo anche nei nostri territori? Quindi, oggi, quella vetrina digitale permette all'abitante di Zoppé di avere una gamma di prodotti. Pari a quella dell'ipermercato che si trova in Valbelluna. Acquistando là, però, non si finanziano sistemi come possono essere quelli di Amazon, ma si finanzia la cooperativa Izo. Nei mesi successivi si è presa per mano anche la gestione del ricambio intergenerazionale del bar, quindi ad oggi gestisce la cooperativa Izoppé, gestisce anche il bar. E in più. Questa cosa secondo me è molto interessante, si sono avviati anche dei gruppi d'acquisto, per cui la comunità izopè in estate si mette d'accordo per fare un acquisto unico di gasolio, pellet e legna, non male per il periodo che ci troviamo a vivere. Esempio numero uno, esempio numero due, siamo in Cadore, 22 comuni, oggi poco meno di 30.000 abitanti, all'epoca c'era qualcosa in più. Nel 2008, a causa della crisi finanziaria, molte aziende... Eh, chiudettero o delocalizzarono verso est per abbattere i costi di produzione. Tantissime famiglie e lavoratori iperspecializzati avevano necessità di trovare una ricollocazione. Ecco qua il fattore generativo, ritrovare un posto di lavoro per queste persone. Anche in questo caso, da un'iniziativa di comunità, per mano di Qualche anche mente illuminata, una di queste è Claudio Agnoli che lo vedete, sembra un po' il nonno burbero di Heidi, restando in tema, però è là, è stato primo presidente della cooperativa Cadore, nasce una cooperativa sociale di tipo B. Nasce dando lavoro appunto a questa manodopera riqualificata nel settore della manutenzione ambientale. Però anche questo è stato un fattore scatenante per andare a costituire un ente che adesso è ben altro, ha quasi 15 anni, un po' meno, dalla nascita della cooperativa Cadore. La cooperativa sociale Cadore oggi è un ente che fattura ormai in maniera stabile circa 3 milioni e mezzo di euro all'anno, dà lavoro a oltre 250 lavoratori nel corso dell'anno, con un picco ovviamente nel periodo estivo trattando la manutenzione ambientale e i lavori boschivi, e lo fa dando lavoro anche a un 30% di persone svantaggiate che fanno particolarmente fatica a trovare ricollocazione nel mercato del lavoro. Oltre a questo, l'obiettivo primo di dare lavoro eh, riesce anche a garantire dei servizi su un territorio particolarmente difficile. Gli esempi sarebbero veramente tanti, ma la gestione delle mense di scuole di asili che hanno una decina di, di bambini o il servizio di trasporto per disabili, servizi che ovviamente non interessano e non attirano il mercato, quello classico, il mercato profit. Oltre a questo, la cooperativa Cadore si è ritagliata anche un ruolo di agenzia dello sviluppo. Mi permetto di dirlo perché se io sono qua oggi e, la, e ho una relazione, nello specifico con Benedetta, ma con tutta l'Università di Padova è perché la Cooperativa Cadore ha fatto un progetto interreg che appunto ha permesso di creare collaborazioni tra l'Università di Padova e il territorio del Cadore. Questo era un esempio per dare anche un po' di concretezza delle attività che insomma vengono svolte all'interno della nostra provincia e soprattutto nella parte alta della nostra provincia, per arrivare a fare una, una riflessione sul concetto di. Comunità. È un tema che va molto di voga negli ultimi anni, è tornato veramente eh, in maniera importante. Io, da rappresentante di Lega Coop, ovviamente anche il mondo delle cooperative di comunità è un, com è un mondo molto interessante e che sta portando dei risultati importanti. Dobbiamo però ricordarci che in realtà il concetto di comunità è un concetto storico e tradizionale, so soprattutto delle nostre vallate. Dobbiamo però riuscire a riadattare questo termine, nel senso che una volta l'idea di comunità era una comunità chiusa, un'idea difensiva. Tutto quello che la comunità produceva era quello che consumava, tutto quello che consumava era quello che produceva. Oggi, seppur con un senso di identità che secondo me deve rimanere, dobbiamo tenere presente che la comunità è una comunità interdipendente che deve entrare nella logica di saper dialogare e perché no, anche attrarre risorse dall'esterno. Ed ecco che la cooperativa di Toppè che va a fare una chiacchierata con la cooperativa della Carnia si porta a casa la vetrina digitale. È stato introdotto da da poco, e nello specifico da Eurix, centro studi dell'Università di Trento sull'impresa sociale, il concetto di comunità intraprendente. Proprio perché si è visto che parlare cooperativa è un po' limitante. Cos'è una comunità intraprendente? Una comunità intraprendente è una comunità che si auto-organizza, è una comunità che con il suo operato riesce a portare benefici all'intera comunità. Anche a chi non è direttamente socio dell'esperienza, e ha le porte aperte: è un principio della porta aperta. Chiunque voglia entrare a far parte direttamente di una comunità intraprendente può farlo. E badate bene: è stata fatta una mappatura, però è anche difficile capire chi è comunità intraprendente e chi no. Però le esperienze di questo tipo sono veramente numerose. Perché è tornato in moda il concetto di comunità intraprendente? Un po' perché l'acqua stava arrivando alla gola. L'esempio del lockdown ci ha fatto riscoprire l'importanza dei negozi di prossimità. La crisi energetica, il caro Bollette, ci sta dicendo che forse una soluzione sono le comunità energetiche. E un altro elemento, forse, è la mancanza di una rappresentanza politica scalando i livelli della multilevel governance. È una cosa che ci diciamo spesso, però forse nei luoghi decisionali la montagna fa sempre fatica ad essere rappresentata. E allora nel momento in cui una comunità sfiducia, su questo abbiamo anche qualche studio che ce lo dice, che le comunità bellunesi hanno sfiducia nella politica, piuttosto che attendere una risposta dall'alto, inizia ad auto-organizzarsi. Come avevo detto in premessa, nell'auto-organizzarsi, gli enti locali del territorio ci entrano a pieno. E parlando di comunità e di imprese di comunità, e quando dico imprese dico imprese che hanno un bilancio, no? che hanno un bilancio non un impresa, nel senso di fare un'impresa per fare l'attività che si svolge nella montagna. Come diceva Alex, ci domandiamo qual è il valore... Che una impresa in montagna ha? Beh, se usiamo le logiche del mercato, il valore della cooperativa Izopè è la somma della chiusura del, del registratore di cassa di ogni fine giornata e quella della cooperativa Cadore è l, la somma delle fatture che la responsabile amministrativa Sandra emette giornalmente. Ma è veramente solo questo? Io non credo. Io credo che, per esempio, la cooperativa di Zoppe per il fatto che con la sua attività riesce a tenere vivo un paese e quindi anche in parte a salvaguardare il patrimonio immobiliare, questo genera un valore anche economico. La socialità che quel negozio crea, soprattutto per gli anziani soli, crea un valore e secondo me anche economico, forse anche un risparmio su alcune voci di bilancio eh, di, di, di qualche ente o ancora la cooperativa Cadore che fa interventi di prevenzione contro fenomeni di dissesto idrogeologico. Crea un valore aggiunto? L'inserimento lavorativo di persone svantaggiate che altrimenti vivrebbero di assistenza pura. Crea risparmio e valore? Io credo di sì. E io credo che l'obiettivo nostro sia proprio quello di riuscire a sottolineare in maniera anche scientifica questa cosa qua. Allora, la proposta molto concreta sarebbe questa, di provare a prendere qualche esperienza di questo tipo e andare a analizzarla, non so come, non so, non so in che tempi, non so con che campione, però dimostrando il valore aggiunto che queste esperienze creano. E credo anche che come Montanari dovremmo riuscire a provare a cambiare un po' quella prospettiva del fatto che tutte le attività che vengono fatte in montagna sono svantaggiate. Costa di più vendere un litro di latte, costa di più sfalzare un metro quadrato di d'erba. Se invece noi provassimo a invertire la posizione dicendo... Vendendo un litro di latte a zoppè, sfalzando un metro quadrato di derba a pieve di cadore, ho creato valore aggiunto. Beh, l'interlocuzione cambia, la prospettiva cambia. E quindi io credo che provare a invertire questo, questo punto di vista potrebbe essere anche una mossa vincente, anche perché se dobbiamo attrarre risorse, prima di tutto umane, all'interno delle nostre terre, è più facile dire... Vieni a aprire un negozio in provincia di Belluno perché qua parti svantaggiato? O vieni a aprire un negozio in provincia di Belluno perché con la tua attività crei un valore aggiunto? Secondo me è la seconda. Grazie. Sera anzi. Allora, Telmo Pievani, no, sono Esther Cason. <ride> sono Esther Cason e mi occupo della Fondazione Giovanni Angelini. E il mio compito è brevemente, brevissimamente, quello di presentare Nives Meroi che, e sono contenta che sia tra di noi, veramente felice. Ricordo che ha moltissimi appuntamenti, tra cui l'ultimo che mi interessa eh, e che interessa anche come fondazione è il suo intervento alla carovana dei ghiacciai del 4 settembre scorso, organizzato da Legambiente, sul tema della crisi climatica, e in qualità di testimone, essendo un alpinista che di ghiacciai ne ha seminati tanti, Nives è stata già nel 1998 la prima alpinista italiana in vetta al Nanga Parbat o Parbat, non so. E nel 2017, dopo aver raggiunto la cima, sono un po' agitata, del difficilissimo Annapurna, Nives con Romano insieme diventano la prima coppia ad aver salito tutti i 14.000 del pianeta. E Nives è famosa per questo. Ma lei ci racconterà anche delle sue fatiche per raggiungere le cime, delle rinunce, del continuo salire e discendere, degli sconforti, delle malattie. Quindi mi viene da dire che Nives è una donna normale, non è un primato, per quanto eccezionale e coraggiosa l'inverosimile. È una donna sensibile, colta, che legge e scrive libri, non una macchinetta che sale a comando. Lei scrive che non è in gara con altri alpinisti e con altre don donne. <coughs> la cosa, la competizione non le interessa, tranne il momento esasperante del primato femminile del 2009 a cui forse accenerà se c'è tempo. E questo ha a che fare con il nostro titolo, Il mito della conquista. Nasce in provincia di Bergamo, ma si trasferisce a, Trevi a Tarvisio, dove si forma, arrampicando sulle Alpi Giulie, dove incontra Romano giovanissima. E ci ritorna periodicamente il Mangart diviso dai confini, il lago di Fusine, quindi si forma la scuola ideale di Giulio Scughi che tra parentesi era anche il maestro di Giovanni Angelini, come dicevamo prima, promotore di un alpinismo rispettoso che si inchina di fronte alle montagne con umiltà. I grandi alpinisti del passato parlavano dell'alpinismo come conquista dell'inutile. Il termine conquista era molto usato, come abbiamo sentito, ma è figlio del suo tempo. Oggi, che senso ha? Cosa si conquista mai, ci chiediamo. È termine vecchio del periodo eroico, è, è un termine nel suo contesto giustissimo, la battaglia del sesto grado, la conquista del sesto grado, figure meravigliose come l'Emilio Comici della locandina oppure di Paul Preuss. L'alpinismo di Nives di oggi è un alpinismo non di conquista, è un alpinismo di esplorazione, di ricerca dell'ignoto. Di ricerca del mistero. Loro due, e qui c'è anche Romano Benet, e farai un applauso per lui, perché non era previsto che ci fosse. Loro due salgono senza bombole di ossigeno, senza scerpa di alta quota che poi rischiano di perdere la vita, salgono con le proprie gambe e col proprio fiato. Si va fin dove si arriva, passo dopo passo, portandosi dietro la casa cosiddetta, cioè la tenda e i materiali, senza strumenti satellitari contro la nebbia o per indicare la direzione. Vai fair mines con i propri mezzi. Alpinismo che costa poco, essenziale, rispettoso dell'ambiente, i rifiuti si portano a casa. Da sempre scrivi, a noi piace scalare per andare incontro al cielo, al vento, alla roccia, alla neve. <coughs> collegame con la terra certamente e la paura della morte. Al resto ci ha pensato la natura a insegnarci quell'economia del gesto, del pensiero che è il primo passo per l'alpinismo leggero. Ecco, la prima domanda che faccio a Nives, che invito a venire qui, è di spiegare il suo stile alpino, il vostro stile alpino, di tutti e due. Grazie. Grazie. Buonasera. Hai già detto tantissime cose, in effetti, eh, beh, noi appunto abbiamo cominciato ad andare in montagna per gioco. Mi piace dire questa cosa, ossia per gioco, cioè con nessunissima idea. E avevamo solo un paio di certezze, che era appunto il legame con la terra e quello con la vita. E quindi eh, abbiamo cominciato sulle Alpi Giulie, montagne piccole in realtà. Eh, ma a quel tempo montagne di confine, di un confine duro e quindi eh, a quel tempo bisognava essere responsabili di vivere e essere consapevoli che ogni passo che facevamo all'insù dovevamo essere in grado di farlo anche all'ingiù e in questo modo appunto la montagna ci ha insegnato la responsabilità la, di quella di cui si parlava prima, che adesso invece si tende a, a delegare eh, al di fuori a un'entità astratta chiamata gruppo, senza ricordarci che in realtà il gruppo siamo noi. E quindi eh, ogni gruppo, la, la forza di ogni gruppo in realtà è quella dell'elemento più debole. E, e quindi io e Romano abbiamo cominciato così, eh, sulle montagne di casa e poi... Eh, non immaginavamo neanche che il, un passo dopo l'altro ci saremmo ritrovati poi ai piedi di un 8.000 e che avremmo provato a salirlo appunto come dicevi te. Quindi eh, con le nostre gambe, semplicemente con le nostre gambe e i nostri polmoni. Qui abbiamo delle immagini della salita del K2. Questa è, ah, Questa è la Napurna, sì. Ecco. sì. Eh, vuoi dir, dirci qualcosa allora del, di quell'esperienza? Questo invece è il K2, ah, eh. è il K2 che abbiamo chiamato il nostro K in due, ah, sì. perché eh, qui era nel 2006, eravamo già al terzo tentativo, eh, perché l'avevamo tentato altre... La, beh, il K2 è stata la mia prima esperienza su un 8000, e in quell'occasione, risaliamo al secolo scorso, era il 1994, e, mh, siamo stati invitati a partecipare a una spedizione che tentava di salirlo dal versante nord, quindi dal lato nascosto e, e poco conosciuto della, della montagna degli italiani. È stato un viaggio eccezionale perché da nord, che è Cina, eh, gli avvicinamenti sono molto lunghi, sono 10-12 giorni di cammino dove ti muovi eh, con, con la come, delle come le antiche carovaniere con i cammelli che trasportano il tuo materiale, eh, arrivi poi fino al fronte del ghiacciaio, lì i cammelli scaricano il materiale, se ne tornano i villaggi e in quell'occasione noi eh, appunto, una volta che i cammellieri con gli animali se ne erano tornati al villaggio con l'appuntamento di ritrovarci 50 giorni dopo, eravamo completamente isolati perché durante il periodo estivo la valle è completamente intransitabile perché con il disgelo il livello dell'acqua aumenta e quindi è impossibile uscire. Non avevamo satellitari, non avevamo nessun mezzo di comunicazione, quindi eravamo di là e per 50 giorni abbiamo dovuto. Ricrearci una, una, una comunità, essere consapevoli che eh, la forza, che la, 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 praticamente, che l'alleanza è, la, è la base di una cordata e soprattutto eravamo di là senza sapere se il mondo fuori esisteva ancora, perché non avevamo nessun collegamento. In quell'occasione siamo nel 1994. Eh, avevamo addirittura cercato di fare una via nuova <ride> non ci bastava e in quell'occasione siamo arrivati a 8.450 metri quindi a 150 metri dalla cima ma lì ci siamo resi conto che semplicemente la nostra via finiva lì perché finiva su una torre che era completamente staccata dalla parete eravamo in tre come cordata diciamo Van scoperta eravamo Romano eh, il nostro amico Filippo e io e devo dire che loro, la loro reazione è stata: hanno detto, beh, Ci abbiamo provato. La mia reazione invece non è stata altrettanto signorile. E, e ci sono voluti davvero mesi per, per mandare giù un rospo, perché proprio non capivo perché fosse finita così. E, e quindi, l'inizio della mia carriera himalayana è cominciato con un sonoro fallimento. Ma devo dire che poi, a distanza di tempo, mi sono resa conto che è stato il miglior modo per, per incominciare. Infatti, eh, adesso vedremo anche un filmato che riguarda l'esperienza sul Kanchenjunga, che voi chiamate Cancenzong. Che... Ci sono mille pronunce, a seconda dei villaggi. Eh, a seconda dei villaggi, eccetera, <ride> e in cui hai dovuto sperimentare la, la rinuncia. Ecco, sì, beh, è la, io... la, quello molto importante, l'episodio sì. molto importante del 2009. Sì, sì, cioè. ma di fatti, tornando al discorso delle, così, degli stereotipi, ehm, noi due ci definiamo degli esperti nell'arte della fuga senza vergogna. Proprio perché è una cosa che la, la montagna ti insegna nel momento in cui la sali in maniera consapevole, con responsabilità e con le tue forze. E in quell'occasione, appunto come dicevi nell'introduzione, eh, era il 2009 e eh, erano già passati più di vent'anni da quando Messner per primo aveva realizzato l'impresa di salire tutti i 14.800. Ma ancora nessuna donna c'era riuscita, e in quel momento al mondo eravamo in tre pari merito con 18.000 saliti. E quindi siamo partiti per tentare di salire in cima alla montagna. Solo che, arrivati a 7500 metri, il romano non stava bene, e niente di particolare perché era semplicemente molto stanco. Ma a quelle quote la stanchezza è una condizione normale però mi era, sembrata, mi era sembrato strano, visto che lui è come i cani quando li liberi dalla catena, che partono e, e poi non li, non li becchi più. E, e quindi eh, lui mi ha detto proviamo a arrivare fino a 7.7, poi montiamo la tenda, io ti aspetto lì mentre tu domani tenti la cima. L'alta quota è un ambiente innaturale alla vita che richiede velocità nelle decisioni. E cioè io dico una rapida analisi della situazione che deve essere funzionale al raggiungimento dell'obiettivo. Ovviamente l'importante è avere chiaro qual è l'obiettivo. Potevo provare a salire in cima, ma non, sa non sapevo in che condizioni l'avrei ritrovato una volta rientrata alla tenda, se sarebbe stato ancora in grado di scendere. E poi ho pensato, in fin dei conti, che senso ha per me, visto che abbiamo percorso tutto questo cammino sempre insieme, quindi ha senso per me... Lasciarlo qui solo per non rimanere indietro nella corsa femminile. E allora ho detto: no, scendiamo insieme adesso. È stata una discesa durissima, ma la fuga era la nostra unica speranza di vittoria in quell'occasione. Rientrati in Italia, la sentenza dei medici è stata aplasia midollare severa, la malattia dei bambini di Chernobyl. E una malattia che ha comportato cinque anni di ospedale, terapie, due trapianti di midollo. E però, poi alla fine, dopo cinque anni, ce l'abbiamo fatta a salire quello che abbiamo chiamato il quindicesimo 8000 e siamo tornati lì per riprendere il cammino proprio dal punto in cui si era interrotto. E il il 17 maggio 2014, io e Romano, in ginocchio uno di fronte all'altro, eravamo su soli sulla cima del, ca del Canch. Familiarmente Canch. <ride> Però ci piace dire che in realtà lassù non eravamo soli, perché con noi c'era anche lui, il fratello genetico di Romano, cioè quel giovane senza nome che aveva scelto di donare a un altro sconosciuto una possibilità di vita. E noi eravamo lassù grazie a lui e grazie al suo gesto sovversivo di aver scelto il dono come valore primo. In un tempo come il nostro, dove tutto è basato sullo scambio. Però tu sei stata. Però sei stata molto criticata per questo, perché. Il 2009, che era la corsa al primato femminile, tu dovevi essere la prima, secondo non so chi, tu poi non, non, non sei più stata la prima. No? Ecco, sì, allora, sono questo è il senso della conquista, sbagliato della conquista della montagna. Che senso ha arrivare a tutti i costi a raggiungere un primato, a conquistare un primato? Ma infatti, sì, come si diceva prima, il, il discorso che. Ehm, Specialmente nell'alpinismo le regole sono, sono molto maschili appunto già dalla terminologia molto battagliera e, e sono regole appunto scritte al maschile però in effetti il momento in cui la prima donna sarebbe salita su tutti i 14 8000 poteva, poteva essere il momento in cui il momento dove cambiare queste, queste regole quindi invece di puntare sulla competizione, puntare sull'eccellenza, sull su cercare di, essere, eh, di eccellere anziché competere, eh, poteva essere il momento di svolta per noi donne. Eh, purtroppo non lo è stato e quindi ci siamo adeguate a, a re, queste regole, questi modelli maschili, che è una tendenza che probabilmente noi donne... Ancora faccia, facciamo spesso nel senso che cerchiamo di, di cercare, in, cerchiamo in noi delle qualità che non abbiamo, che senza invece coltivare quelle che sono nostre, che non è che siano superiori o inferiori, sono diverse, semplicemente diverse. E quindi forse quello poteva essere l'occasione. Certo. È molto importante questo. Tu dicevi che riguardo al tuo stile personale. Eh, quando nevica per settimane e il tempo non passa mai, quando si è in tenda, eh, io mi sento accogliente verso il tempo. E non si tratta di pazienza, quella è propria dei maschi, ma di accoglienza verso la natura, verso il tempo, verso la neve. E l'accoglienza mi sembra una nota tipicamente femminile. A me piace molto questo. Questo è un'espressione un, un dell'alpinismo al, dell femminile, che forse è più leggero da un certo punto di vista. Beh, insomma, S di quello che vuoi. Sì, beh, <ride> perché la mia domanda poi essere sbagliata. <ride> adesso, ovviamente, non più, perché appunto sì. adesso si punta sulla serialità, velocità, successo, e quindi tutto deve essere in funzione di quello. L ormai chi sale un 8.000 alla stagione è un pollo, perché ormai si comprano più permessi e poi ci si sposta da una cima all'altra in elicottero, perché per evitare tutta la parte noiosa dei giorni di cammino. Eh, ci si muove con eh, i climbing sherpa che attrezzano la parete, eh, con l'ossigeno e quindi con, in maniera mh, diversa, diversa, diciamo così. E mi sono dimenticata quello che dovevo dire. No, no, <ride> hai detto giusto, ma eh, quindi il tuo è diverso da questo alpinismo. Ah, sì, il discorso ecco. della pazienza sì, eh, sì è vero perché la parola pazienza. Mh, mh, Oggi ha un, così, ha un sapore un po' un poco, poco piacevole, un po' antipatico, ma in realtà la pazienza non vuol dire inerzia, eh, vuol dire attesa del momento giusto per partire. Difatti, ad esempio, non so, su, ad esempio sul K2, in uno dei, dei tre tentativi, siamo rimasti bloccati nella tenda a 6 e 6 per quattro giorni. Dopo un po' non sai neanche più quanto tempo è passato, e, e quindi, però non potevamo muoverci perché c'era una bufera, per cui non potevamo neanche aprire la cerniera della tenda perché il vento avrebbe rischiato di, di, di strapparcela via. E quindi lasciarci senza riparo, il che voleva dire rimanere lì a, a fare gli elementi del paesaggio. E, e, quindi, e, e quindi lì si trattava di aspettare il momento per scappare via. E, e la pazienza è una cosa che è fondamentale da coltivare, da averne cura. Certo, ecco un'altra cosa, poi magari lasciamo, facciamo andare il filmato che così parla da solo. Eh, un'altra cosa che hai detto mh, che eh, prediligi quelle cime perché c'è un lungo avvicinamento a piedi, il buono del viaggio in Himalaya Caracorum è che si fanno lunghi tratti ancora a piedi. L'avvicinamento lungo, all'insegno della lentezza, si entra nel paesaggio lentamente, così da registrare i nostri sensi sul paesaggio e sottolinea in tutte le cose che tu hai scritto, l'importanza del camminare. Ecco, vuoi riprendere anche questo concetto? Sì, come, come dicevo prima, ad esempio, il discorso del, del versante nord del Caracorum. Eh, adesso, appunto, come dicevo, non è più di moda perché quella viene considerata la parte noiosa della spedizione, eh, però è fondamentale proprio perché, appunto, ti dà la possibilità di, di avvicinarti eh, con, eh, per gradi alla montagna e quindi all'esperienza che, che andrai a fare. E. Eh, Qua ci muoviamo a chilometri l'ora, là le distanze sono calcolate in giorni di cammino. Eh, però il ritmo del tempo, il ritmo del passo è, è, è fondamentale per, eh, eh, io dico per ricominciare a prestare attenzione ai particolari. Perché spesso la verità, la realtà, si nasconde dietro i particolari e quindi, al ritmo del passo, hai modo di, di riscoprirla. E quindi in questo senso è fondamentale. Difatti, fin dalla prima spedizione ti rendi conto che la parte alpinistica è solo una parte del viaggio, perlomeno per noi din dinosauri, eh, intendo. <ride> e, e, e quindi, eh, però è fondamentale, eh, cosa che appunto purtroppo adesso sempre, sempre di meno viene, viene, viene fatta. È un'altra domanda che riguarda: e poi chiudiamo: l'alpinismo di coppia, cioè il vostro andare insieme che è un esempio di solidarietà di base e, e tu dicevi, ehm, leggevo insomma nei tuoi libri, che la solidarietà è fondamentale nell'alpinismo, la solidarietà che sia un amico, che sia un compagno, che sia il marito, certo. che, sia, che siano in due, che siano in tre e in montagna forse si scoprono effettivamente le caratteristiche della persona se uno è completamente egoista o se è solidale, aperto e generoso. Ecco, l'esperienza tua con, con Romano e eh, come alpinismo mm. di coppia? Beh, si sicuramente in, eh, in montagna siamo costretti a tirar giù la maschera e a mostrarci per quello che siamo, quindi... però il bello è anche quello, proprio quello di riuscire a, 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 a creare un'armonia all'interno del gruppo, che è fondamentale proprio per... per eh, per raggiungere l'obiettivo ma prima di tutto per rimanere vivi proprio come di si diceva prima il discorso della, della forza della cordata sta proprio nell'alleanza ehm, il corromano riusciamo con l'allenamento siamo riusciti a litigare a qualunque quota fino in cima <ride> agli 8.000 <ride> e di fatti io dico che potremmo essere oggetto di studio per le dinamiche di coppia ai diversi gradi di ipossia <ride> e, e, e quindi di fatti anche, sì, anche qui sul K2 mi ha accusato di avergli nascosto le batterie della, della, del walkie talkie. E le, una cosa che mi è venuta in mente prima è eh, che in qualche modo anch'io ho un legame con l'università di Padova perché... Ah. Eh, mia sorella che si è laureata a Padova, ah, sì, è vero, che ci, ha, sì, Leila. Ci, ha Leila, sì, ci ha usati come cavie per i suoi, le sue ricerche su di neuroscienze cognitivo-comportamentali, in poche parole vedeva, doveva valutare quanto si diventa più scemi andando in alta quota e <ride> ha constatato che effettivamente, no, a parte gli <ride> scherzi. <ride> A parte gli scherzi, no, lei era, in, era interessata più al discorso del, di riconoscere i sintomi precoci dell'edema cerebrale d'alta quota. Però un'altra un volta ci aveva dato, era stata incaricata dai suoi colleghi di sottoporci dei test per valutare la percezione della spiritualità alle diverse quote. E quindi c'era una serie di domande che ci... Eh, che ci sottoponeva, a che dovevamo, cui dovevamo rispondere alle diverse quote. D'altra parte tutte le religioni gli dei li hanno messi su in cima. Certo, certo. Eh, facciamo vedere quel brevissimo filmato che riguarda la salita del cancelliung e chiudiamo così. Ecco, questo è il, nel 2014, quando appunto dopo la salita del, del quindicesimo 8000... Uh, Romano ha voluto ripartire anche perché appunto c'erano stati cinque anni di, di terapie tra pianti di midollo però poi dopo in seguito a tutte le terapie uh, si era rifatto anche le anche e quindi <ride> era bionico e il cance c'è un avvicinamento bellissimo lunghissimo molto faticoso perché si tratta di scavalcare attraversare diverse valli, però questa è anche una della bellezza dei trekking, ossia quello di avere la, la possibilità di attraversare le valli, di incontrare le persone, di vedere come vive, in fin dei conti, la maggioranza della gente su sta terra e quindi è, in qualche maniera è anche terapeutico. E, e poi appunto il discorso di, di, muoversi, di muoversi lentamente, di muoversi a, a giorni di cammino. E, in quello, il Canch è una montagna, è la terza cima più alta della Terra, è un massiccio enorme. E, a dire il vero l'abbiamo tentato anche quello tre volte, perché l'avevamo tentato appunto nel 2009 quando poi Romano ha manifestato i sintomi della malattia. Poi, dopo, eh, appena uscito dalla fase più eh, difficile del, del, della malattia, l'abbiamo ritentato nel 2012. Nel 2012 però è successo che eh, siamo arrivati fino all'ultimo campo, e partiti di notte, perché ovviamente parti di notte in modo da avere la, il maggior numero di ore di luce possibili. E, e fatto sta che era una notte senza luna e né stelle e abbiamo sbagliato strada. Abbiamo sbagliato strada e siamo finiti sulla cima centrale che su un massiccio grande come il canci vuol dire da tutta un'altra parte ed era impossibile riuscire ad attraversare per ricollegarsi alla, alla, cima, alla cima principale. Quindi siamo, siamo tornati giù e l'abbiamo poi ritentato nel 2014 e in quell'occasione... Ecco, qui siamo all'ultimo bivacco a 7006. Siamo accoccolati dentro la pancia di un, di un seracco. E, ed eravamo soli perché le altre spedizioni erano un gio, due giorni dietro di noi perché pensavano che non ci fossero le condizioni per salire. E quindi siamo saliti, saliamo in, st in stile alpino in sostanza, con una corda come. Allo stesso modo con cui abbiamo salito anche, anche il K2, il famoso collo di bottiglia, l'abbiamo scalato in cordata come, come una via alpina. E qui siamo sulla cima, e noi tre. Grazie. Buonasera, dalla montagna nell'alto dei cieli torniamo a quote più basse e torniamo alla montagna abitata. Abbiamo giocato un po' a rimbalzare questi temi, no? la montagna turistica, la montagna abitata, e ritorniamo a un altro mito che ultimamente è salito agli onori della cronaca ed è appunto il mito dei borghi, il cosiddetto borghismo o piccolo borghismo. Parto da un aneddoto personale. Io sono Mauro Varotto, mi sono occupato di tematiche di montagna, di abbandono, insomma di, ho studiato vari paesaggi dell'abbandono e, come quindi studioso di questi temi, ho partecipato ad un congresso nazionale. Che si intitola Da borghi abbandonati a borghi ritrovati a Pistoia. Alla fine di questo congresso mi avvicina un, un agente immobiliare e mi dice: Guardi, io sono molto interessato ad acquistare interi borghi e Se mi potesse dare qualche indicazione di qualche borgo completamente abbandonato, io lo compro subito. E io ho detto sì, sì, le farò sapere, mi ha dato il biglietto da visita. Poi non ho più chiamato perché? Perché ho pensato che non fosse quello il destino eh, che dovesse, in qualche modo, come dire, interessare a questo genere di situazioni. Comunque, da qualche tempo si sta diffondendo appunto questo mito dei borghi. Che è un po' il segno ovviamente della ricerca di una vivibilità diversa da parte di un mondo urbano stanco. Eh, C'è questo bel libro di Byung Chul Han, questo filosofo coreano, La società della stanchezza. Insomma, una fuga dalla città in cui la qualità del vivere per tanti motivi, abbiamo detto, magari non soddisfa più. Ma questo, questa stanchezza poi cerca un mito, cerca una sorta di trasfigurazione in una realtà che poi viene idealizzata, appunto, mitizzata e poi forse anche stereotipizzata. Le tappe di questa crescita del mito del, del borgo ve le, ve le riassumo molto velocemente. Nel 2001 nasce l'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia, su impulso non a caso eh, della Consulta del Turismo, dell'Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, e qui l'iniziativa è sorta con l'esigenza di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani emarginati vedate bene, dai flussi dei visitatori, dei turisti, quindi c'è sempre questo quest obiettivo no? di in qualche modo rendere accessibili ai turisti queste realtà. Nel 2017 nasce, ah, scusate, il Ministero, il Ministero della Cultura lancia il l'anno dei borghi, eh, all'interno anche qui del piano strategico del turismo 2017-2022. A seguire nasce eh, più recentemente il mercato italiano dei borghi, MIB, che non è Milano Borsa, eh, progetto in cooperazione tra l'Associazione Borghi Più Belli d'Italia e la Borsa Merci Telematica Italiana per sostenere filiere agroalimentari nei piccoli centri eh, appunto eh, borghi appunto con un censimento dei prodotti DOP, IGP, STG eccetera infine c'è il PNRR Next Generation EU il piano, il grande piano eh, che punta appunto alla rigenerazione in una delle sue quattro aree di azione della componente turismo e cultura 4.0, cosa di quest'anno sostanzialmente, la seconda area tra queste quattro prevede la rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, anche qui per aumentare l'attrattività di queste aree. E da qui sono partiti due bandi per i borghi, la linea A che è quella che forse ha fatto anche un po' più discutere, eh, quella che ha, dato, che ha eletto praticamente un borgo che ha, eh, per ogni regione d'Italia o provincia autonoma che ha ricevuto 20 milioni di euro appunto, per un progetto di rigenerazione. Nel caso del Veneto ha vinto Recoaro. E qui eh, diciamo così, eh, l'obiettivo è quello, soprattutto di questa linea A, poi ne è seguita un'altra, la linea B che ha invece premiato 229 progetti, quindi non solo 21 progetti, ma qualcosa in più, insomma con una distribuzione un po' più a pioggia insomma, dei fondi. Ma l'obiettivo era quello della prima linea di interventi di carattere esemplare di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono. E siamo alloggi. Ovviamente questi progetti adesso stanno partendo, vedremo che, che, che destino avranno. Io faccio qualche nota critica e poi passo la palla ovviamente all'ospite d'onore di, di questa serata che poi chiuderà la serata anche con ovviamente una visione e una prospettiva politica per il futuro. Eh, alcune note critiche che vengono prima che dai libri che sono usciti recentissimamente o gli articoli usciti eh, recentissimamente su, sui borghi e sul borghismo, sul piccolo borghismo, come per esempio... Eh, il libro curato da Barbera Cesosimo De Rossi con, contro i borghi edito da Donzelli oppure un altro bell'articolo che è uscito sul web di Letizia Bindi oltre il piccolo borghismo. Insomma, prima di queste riflessioni ehm, io mi rifaccio alla riflessione geografica sulle abitazioni che ha una lunghissima tradizione sulle case rurali. E ehm, a partire da queste riflessioni, da queste note critiche, eh, la riflessione geografica denuncia prima di tutto un deficit di riflessione, direi quasi sulla definizione, sull'ontologia della parola borgo. Eh, nel, piano, nel PNRR il borgo è un piccolo insediamento storico che ha mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici. Qui mi viene in mente la critica che faceva un, un geografo noto, ovviamente uno dei più noti geografi italiani, Franco Farinelli, che sottolineava, ma, negli anni '80 come di fatto noi scambiamo l'atto di abitare, che è un atto dinamico, mobile, con, la sua, diciamo così, con il suo esoscheletro, che è l'edificio, l'abitazione. Quindi trasformiamo un atto dinamico in qualcosa di statico, in qualcosa che si fissa e che si in qualche modo, cristallizza. Quindi si scambia l'atto dell'insediarsi con l'insediamento. Perdiamo quindi il rapporto con le relazioni che questo insediarsi instaura con il contesto, con un progetto di vita, con una realtà evidentemente più ampia. In questo modo avviene l'ipostatizzazione della forma borgo che in qualche modo travalica o cancella o nasconde o lascia in secondo piano la sostanza, in molti casi, che non viene mai esplicitata chiaramente. E quindi c'è sempre il rischio che il borgo diventi un po' bomboniera, che diventi packaging sostanzialmente. È una visione molto borghese del borgo eh, che è collegata a quel processo di patrimonializzazione di cui ha parlato molto Antonio De Rossi appunto in un volumone eh, molto bello, molto interessante appunto che ha parlato proprio di questo processo di patrimonializzazione turistica eh, degli insediamenti tradizionali di montagna. Altra questione di fondo, l'abbandono, anche questo è un termine poco definito, poco approfondito, no? non è che l'abbandono sia semplicemente il declino demografico, eh, perché questa è la statistica che ovviamente vale per il bando, mm, paesi che declinano demograficamente. Non si abbandona solo un paese, si abbandona un luogo, dice Franco Arminio, quindi c'è un tessuto ben più ampio che unisce, e qui cito Eugenio Turri, il dentro e il fuori dell'edificio. Ciò che è nero nella carta, che è l'edificio, l'edificato, ma ciò che resta bianco sulla carta, in una divisione manichea che è un pochettino bugiarda. E, sempre da uh, Franco Farinelli. E questo tema qui eh, fa perdere un po' la connessione tra il dentro e il fuori. No? Si recupera l'edificio, il, 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 il tessuto edilizio, ma ci si chiede se poi si, si possa recuperare o si sia previsto il recupero di un sistema di manutenzione e di gestione degli spazi della montagna che oggi soffrono un immane deficit di manutenzione. Un'ultima riflessione sulla parola straordinario. Eh, sulla parola esemplare, che sono sempre ricorrenti in questi, in questi bandi, no? il valore esemplare, la, la, la testimonianza straordinaria. Ecco, questo outstanding value, che è il, il classico criterio di eh, riconoscimento UNESCO no? eh, di eh, eh, siti o luoghi di eccezionale eh, valore naturale o culturale. È quasi una contraddizione in termini rispetto all'idea del borgo, perché questi 21 straordinari territori che tornano a vivere, questi del bando della linea A, diciamo del PNRR, sono la fragorosa sconfitta dell'ordinario, della quotidianità, delle esigenze minime vitali, essenziali della vita di tutti i giorni. È insomma un borgo della domenica che vince, non quello dei giorni settimanali. Appare come... C'è il rischio che appaia come il maquillage di un corpo invecchiato e raggrinzito nel suo complesso. Si cura il sintomo esteriore, la ruga, ma eh, si perde di vista la genesi interiore della malattia. Allora, per cercare di capire qual è la genesi di questa malattia e eh, per cercare di curarne come dire, eh, le ragioni profonde, Avremmo potuto invitare, qui gioco come, come Davide, avremmo potuto invitare il presidente eh, delle, dei comuni, delle unioni montane, degli enti montani, una figura politica, esperta. E invece abbiamo deciso, che sarebbe Marco Bussone, però abbiamo deciso di chiamare invece una persona simpatica, allegra, divertente, ma anche fortemente determinata, appassionata e molto concreta e anche molto combattente eh, per la eh, vitalità della montagna di tutti i giorni, che è sempre. Marco Bussone, <ride> eh, che faccio, ti invito qui a leggere, non so se vuoi stare in piedi, a te la parola. Grazie. Eh, grazie, buonasera a tutti, un politico dopo questa serata, Davide, dovrebbe stare zitto, perché ha sentito una serie di, di novità e di opportunità, di miti, Nives quando io ho letto la locandina non ho capito bene perché mi avessero invitato perché i borghi non sono un mito sono un falso mito e l'hai smontati benissimo Mauro non avrei altro da aggiungere chi si occupa di politica dovrebbe tacere nell'ascoltare e portare via da questa serata qualche spunto che serve nel lavoro con le istituzioni centrali regionali locali e provare a dire un'organizzazione come quella che presiedo Pro Tempore, che ha compiuto domenica 70 anni, che è nata all'indomani della guerra, che è nata all'indomani della storia della resistenza fatta sulle montagne, eh, che cosa può eh, ancora fare per rappresentare il paese vero, che è quello dei 7.900 campanili, che è quello delle 100 grandi città, che è quello del eh, terzo della superficie, un terzo della superficie forestale, e per dire che, quella, eh, che queste 3-4 eh, eh, plastiche opportunità sono il Paese, sono l'Italia, sono nei 10 milioni di persone che vivono nei comuni montani delle Alpi, degli Appennini e eh, anche della Sicilia e della Sardegna. Che, che qualcuno ne pensi, e all'interno di queste eh, Italie così molteplici e così diverse c'è l'opportunità di scrivere un pezzo di storia del paese che esce dai falsi miti, dalle ideologie e anche da una serie di luoghi comuni che si stratificano, in particolare all'interno delle istituzioni e tra chi eh, si occupa di cosa pubblica e di questioni istituzionali. Voglio dire questo come piccola premessa per dire due cose in merito a quello che mi è stato chiesto, cioè al ruolo dei paesi. Negli anni eh, ultimi si è parlato moltissimo di montagna, si è tornato ad avere un senso culturale in accademia attorno al tema della montagna. La politica ha parlato di montagna, le istituzioni hanno parlato di territorio, il Presidente della Repubblica non perde occasione per rimarcare come è fatto il Paese. A un certo punto qualche anno fa glielo ho detto al Presidente Mattarella, ho detto lei parla, sta parlando di montagna di noi. E lui si è messo a ridere e mi ha detto ma io su, su questi temi... Eh, ho costruito e ho visto nel, percorso, nel suo percorso politico quanto fossero importanti anche bistrattati, dimenticati e malinterpretati. Allora dice, devo rilanciare su questi temi un'attenzione per appunto uscire dai miti e uscire dalle eh, facili eh, promesse o dalle facili ideologie che si contrappongono come in, un, eh, in uno stadio fra tifoserie che dicono quanto è importante il territorio montano, è, è, ha bisogno di eh, una questua, ha bisogno di assistenza, ha bisogno di soldini che arrivino per compensare i gap strutturali di sviluppo permanenti. E invece quelli che dicono no, guardate, quella roba non ha assolutamente senso, lo sviluppo economico, sociale si concentra nelle grandi aree urbane nelle 100 grandi città. Uscire dalle contrapposizioni fra tifoserie, fra chi dice l'una e l'altra cosa vuol dire andare ad analizzare le storie di chi ha scelto di viverci, di chi ha scelto di rimanere, di chi non è andato via e capire di cosa ha bisogno, capire cosa vive in quei contesti, capire perché una famiglia che vive eh, ad Auronzo di Cadore piuttosto che nelle mie valli di Lanza Balme ha bisogno di un asilo nido non a 50 km di distanza. E sapete che gli asili nido sono la prima causa di spopolamento. La famiglia, la persona che si è sposata, due persone che si sono sposate, se ne vanno quando manca l'asilo nido. Non, ce, non se ne va più. Il giovane che deve cercare l'università, o meglio, se ne va per tornare, scende a Padova o a Torino eh, o eh, all'Aquila o a Pescara, ma poi torna. Invece l'asilo nido no. È una delle principali cause dell'abbandono e dello spopolamento che continuano e che diventa un elemento di debolezza per quei paesi che non hanno le opportunità, che non sono lì a chiedere però un assistenzialismo e un reddito di cittadinanza per i montanari, per chi li vive. Sono lì a guidare con i sindaci, con gli amministratori in un patto con il terzo settore, con le imprese, con l'accademia, con le università, appunto, sono lì a guidare dei percorsi che interpretino la complessità del vivere oggi e che dicano che quell'opportunità di vivere su quei territori non è più quella dell'a sugli ultimi, dell'abbandono e del margine ma ha tutti i diritti di essere al passo con i tempi, al pari con chi vive in aree urbane, in via Roma a Torino o in via Condotti a Roma eh, o eh, in centro a Milano o in un quartiere periferico e ha tutte le opportunità, chi vive su quel territorio deve avere tutte le opportunità di poterci restare, lavorare, avere trasporti, scuole, misure di sanità, come chi vive in un quartiere urbano, indipendentemente dalla dimensione e appunto dal domicilio. Nelle storie di stasera, in particolare alcune, si racconta questa necessità, che non è quella dei borghi messi su una, sotto una campana di vetro eh, perché hanno il palazzo storico o l'ecomuseo o qualche persona che tutela quel bene, tutela quel bene pubblico. Sono questi i paesi del paese? Sono anche questi, perché no? Con diverse vocazioni, i paesi oggi incontrano opportunità di crescita e di sviluppo. Ma i paesi nei territori, nelle aree montane, ci metto più in generale le aree rurali, interne, collinari, poi le definizioni si sprecano e anche i parametri per classificarli, ma sono una roba per addetti ai lavori. Ecco, in questi paesi si esercitano determinate e specifiche vocazioni, ma all'interno di questi paesi chi vuole deve poterci vivere, lavorare, avere un reddito, potersi spostare anche, poter tornare perché sceglie di ritornare e chi non è mai vissuto in quei territori deve poter avere il diritto di opzione, che è quello che gli permette un giorno di scegliere di andare ad abitare lì e avere le opportunità di vivere in quel contesto, che sia a 1200 metri, che sia a 600, che sia in un'area urbana, al pari. E allora il misunderstanding che è nato sui borghi da proteggere, da cullare e da mettere sotto una campana ha fatto sì che anche la politica fosse disorientata e scegliesse quella via come la via più semplice. Beh, un miliardo di euro di PNRR vogliamo non metterlo per valorizzare i borghi montani e i borghi eh, del paese eh, dove arrivano tanti turisti, che fanno i grandi numeri del turismo dove nascono i migliori bed and breakfast piuttosto che le migliori eh, agriosterie? Ma perché no? Peccato che non abbiamo badato a chi già ci vive, a chi vuole viverci. Abbiamo... Eh, giocato sui titoli dei giornali che nel corso dei lockdown ci dicevano quanto è bello andare a vivere in montagna, quanto è bello andare a vivere eh, nelle valli, cosa assolutamente retorica e banale, perché per la comodità di avere una farmacia o una fermata di metropolitana sotto casa non cambio, non lascio quelle comodità, lo faccio con precise volontà e scelte che alimento. Che non vanno sui giornali, che non fanno un titolo, che sono faticose e che richiedono anche alle istituzioni di intervenire, come ad esempio sugli asili, sulle necessità di dare dei trasporti che non siano più quelli dei pullman che vanno avanti e indietro per le valli mezzi vuoti, che non siano più l'ospedale a 60 chilometri che non so come raggiungere e che non mi dà speranza e fiducia. Eh, con la necessità di defiscalizzare eh, quei negozi che nel corso del Black Friday si vedono sorpassati dalle grandi piattaforme. Ancora stasera. Siamo nell'ora dove avremo i maggiori acquisti nel mondo sulle grandi piattaforme. E quegli acquisti, ai noi, sono quelli che hanno reso. Insieme alla GDO, la grande distribuzione, ma in particolare quelle piattaforme, hanno reso 200 comuni in Italia spopolati, desertificati commercialmente. Non hanno più un negozio, non hanno più un bar. E quando io ho detto a qualcuno dei politici, guardate che un bar salva il paese, mi ha guardato come per dire, ah sì, bevete così tanto. No, caro amico, collega, il bar è il luogo della socialità nel mio comune di 700 abitanti, quando io esco da lavorare, quando io ho finito la mia attività, nel bar ritrovo un luogo dove parlare, dove confrontarmi, ritrovo la cooperativa di comunità e la proloco che lì si riunisce, ritrovo il luogo dove si maturano le scelte anche per storia, per tradizione, ci dicono gli antropologi e allora investire per eh, dare nuovi luoghi di comunità a quei paesi è L'antidoto al vedere il borgo come un luogo dove arrivano un po' di turisti il sabato e la domenica con l'auto elettrica da agganciare a una presa di corrente che guardate che c'è perché più, ci sono più colonnine di ricarica nei paesi rispetto a quelle che troviamo negli autogrill e nelle zone urbane, ma qualcuno che non lo sa può immaginare che la sfiga del paese fa sì che manco ci sia la colonnina per ricaricare l'auto elettrica. O che siamo ancora nella fase in cui siamo tutti un po' dei boscaioli, eh, come era il, il nonno di Heidi, che sono rimasti lì perché tagliano un po' di legno e non sanno bene dove andare. O che non hanno bisogno di internet ad alta velocità perché intanto lì non devono certo telelavorare eh, o eh, eh, avere la telemedicina. Qualche stereotipo da abbattere, qualche falso mito c'è ancora, ce ne sono ancora tanti e nel lavoro che si fa con le istituzioni che hanno fatto molto, dicevo ci si è concentrati, si è studiato anche ed è maturato anche un senso nuovo eh, di appartenenza anche nei decisori politici, anche nelle regioni, generalizzo, anche in alcuni rappresentanti dei vari governi, ma eh, cosa dobbiamo fare eh, se dovessero dirmi cosa dovete proporre, cosa potete proporre? Insistiamo sulle cooperative di comunità, insistiamo su quegli spazi eh, dove si crea l'idea, dove nascono opportunità, ma allo stesso tempo si crea fatturato. Oh, mica è una roba così filosofica, mica è una roba così tanto per dire, abbiamo fatto una cooperativa di comunità perché sapevamo, non sapevamo cosa fare, abbiamo fatto un'operazione di impresa moderna che sta sul mercato nel mondo che da un piccolo paese, che ha mille abitanti, esporta i suoi prodotti nel mondo. Artigianali, prodotti con determinate caratteristiche, con una determinata impronta, eccetera, eccetera, quello che voi mi insegnate. E poi lavoriamo nel superare la parcellizzazione fondiaria, perché i milioni di particelle catastali bloccano qualsiasi attività che possa nascere nel bosco, nel pascolo, e in qualsiasi contesto eh, eh, non eh, antropizzato, che comunque, grazie al fatto che è antropizzato, ha bisogno di quegli spazi utilizzati in una maniera diversa rispetto alla frammentazione dell'oggi. Perché altrimenti la frammentazione dell'oggi blocca qualsiasi attività dell'uomo in quel contesto paesaggistico che viene plasmato dall'uomo non. Quando lo può utilizzare? Allora, agire sulla parcializzazione fondiaria è uno degli elementi su cui la politica e il nuovo governo devo dire, devono dire cosa ne pensa. E l'altro grande tema è come aiutiamo le istituzioni a essere migliori. E voi dite: beh, ah, grande, vasto programma. Certo, parto dalle mie. Come aiutiamo i comuni, chiamateli i borghi, chiamateli i paesi, a non essere soli? Se io penso di avere all'ombra del mio campanile. La sicurezza di bastarmi, ho capito male, io sindaco, io amministratore, eh, persona che lavora anche impresa, ho capito male che cos'è quel paese, quel campanile. Se penso di salire sul campanile e lanciare le bombe perché Roma non mi ascolta, perché Venezia non mi ascolta, Padova non mi ascolta, Torino non mi ascolta, cattivi perché non guardano i territori, ho capito male che cos'è quel paese. L'antidoto, il lavoro insieme in una valle. Il Cadore che lavora insieme, eh, l'Altipiano che lavora insieme, le mie valli di lanzo che lavorano insieme, si costruisce in due modi. Con un sistema normativo certamente più efficace dell'oggi, in un momento in cui l'Italia ripensa a se stessa, deve decidere quanto essere centralista, federalista, forse presidenzialista, non lo so, ripensa anche come i comuni lavorano insieme, senza togliere le fasce, senza togliere le rappresentanze, anzi potenziandole, ma dicendo lavora insieme. Pianifica insieme, decidi insieme, sindaco, lavora facendoti aiutare dalle imprese. Ma non basta la norma e la legge. Per andare insieme in cordata serve la fiducia, serve la stima reciproca, serve la speranza. I quattro gestori di un rifugio, se non si fidano fra di loro, o chi sale in cordata se non si fidano fra di loro, non vanno da nessuna parte. La loro avventura è finita prima di iniziare. Vale anche per gli amministratori. Questo si costruisce con una capacità di superare difficoltà. Non salva eh, il eh, Paese una legge in più, un articolo in più di una legge, per quanto scritta bene, ma la fiducia di un lavoro insieme fra amministratori è un antidoto a una fragilità anche dei territori montani che al momento hanno destini nuovi e tante opportunità. Oltre ai miti e oltre le retoriche e le facilonerie, che la mia categoria dei giornalisti, prestati come me alla politica o no, nelle redazioni dei giornali, deve superare per raccontare anche meglio che cosa sono i territori montani e che cosa sono, perché no, i borghi. Che come dice Carlin Petrini, se noi pensiamo ai turisti che arrivano in un paese o in un borgo, e non pensiamo alla felicità degli abitanti, non abbiamo capito che cos'è il borgo, che cos'è il paese, che cos'è il paese con la P maiuscola. Grazie. Grazie Marco, eh, presidente dell'UNCEM e eh, persona veramente combattiva su questi temi. Eh, come pochi. Eh, non abbiamo tantissimo tempo, però dieci minuti per mh, qualche intervento, se c'è in sala qualcuno che vuole fare qualche commento, qualche domanda, qualche considerazione, prima di passare al buffet, eh, qui abbiamo dei microfoni, possiamo anche farli girare per la sala, credo, abbiamo le nostre... Vi abbiamo stecchiti. <ride> Mi piace questo. Ecco, eh, Marchetti, eh, grazie. Grazie, Marco Marchetti, Università del Molise, Centro per l'Area di Ricerca sulle Aree Interne e gli Appennini. Ho imparato moltissimo, veramente straordinaria l'idea. Complimenti. All'Università e alla Fondazione Angelini e grazie a tutti quelli che hanno parlato perché è stato a, a tratti anche emozionante, quindi l'idea veramente coinvolgente e accogliente. E due idee che mi sono venute tra le tantissime per non, perdere, per non prendere tanto tempo, è, è, è alleggiato dappertutto, però ricordiamoci, e l'avete detto, forse Marco alla fine l'ha detto chiaramente che noi non possiamo parlare di montagna, ma di montagne, e questo lo sappiamo tutti, in specie per l'Italia, l'accenno a quello che è stato fatto e all'identità. Questo però a volte ci fa diventare anche il rovescio della medaglia, e che forse quella eh, marcata identità o campanilismo rischia di farci perdere di vista l'obiettivo della cooperazione e della collaborazione. E in una società che invece ci chiama sempre alla competizione, questo è una cosa che dobbiamo sempre ricordarci. E da questo punto di vista la parola comunità che stasera è stata molto usata, speriamo che non faccia la fine di sostenibilità, che le sussunzioni sono, sono molto facili perché comunità l'abbiamo visto in due raccontato da Nives Meroy, l'abbiamo sentito dai quattro ragazzi, dappertutto è alleggiata questa idea, dietro questa parola l'efficienza, l'efficacia, il successo della comunità dipende dalle relazioni che si riescono a instaurare. la nostra ricchezza alla fine della vita è le relazioni che abbiamo costruito e quindi qua dentro forse ci sta qualcosa che in montagna storicamente abbiamo, Respirato in passato, le nostre comunità hanno respirato, che poi sono state più o meno sfilacciate, si è più o meno sfilacciato e che dobbiamo recuperare senza farci fregare il concetto di comunità e ciò che davvero racconta al suo interno. Solo due spunti. Grazie, Mauro. Grazie, Grazie Marco. Dottor Ernesto Riva, presidente di Unifarco. Eh, sì, Ernesto Riva, imprenditore della Valbelluna. Eh, ho sentito parlare molto di valore aggiunto, valore aggiunto, e io credo che nella nostra Belluna dove vivo e, e, il valore aggiunto sia un'opportunità per il futuro. Allora mi spiego, la nostra valle che inizia dalla eh, Valle Prealpina, un autentico palcoscenico sulle Dolomiti, inizia dall'orto botanico delle Alpi orientali e percorre tutta la Valbelluna fino alle prealpi di, di Valdopiallane. Quindi è una valle molto ampia e soprattutto contraddistinta da una, dalla biodiversità, io dico. Questo è il valore aggiunto che noi come azienda abbiamo, al quale abbiamo sempre creduto. Però ehm, diciamo che eh, questa biodiversità della Valbelluna è a rischio perché sta lentamente per essere fagocitata dal cosiddetto boscat. E Bisogna intervenire e intervenire anche con una certa urgenza, cominciando per esempio a tenere in ordine il territorio, cosa non facile perché bisogna coinvolgere tutta la popolazione, ma bisogna partire anche da un progetto che voi state portato avanti, state portato avanti insieme a noi, che si chiama Rigenera Montagne che parte dalla consapevolezza da parte dei giovani, dei giovani studenti, della, mm, del tesoro che hanno a disposizione nel territorio in cui vivono, a cominciare dalle scuole, a cominciare dal portare questi giovani a vedere quello che si può o si potrebbe fare in questo territorio. Valore aggiunto? per me e per noi come azienda è sempre stato una cosa eh, che ci ha tenuti legati al nostro territorio che secondo noi il territorio della Valbelluna è una fonte di ispirazione, ma non soltanto dal punto di vista turistico, non soltanto dal punto di vista turistico. E qui mi spiego. E tenere in ordine il territorio vuol dire, mettere, eh, come dire metterlo nelle condizioni di poterlo utilizzare, per esempio, per un certo tipo di agricoltura, un'agricoltura che va verso il biologico, per esempio. Io provengo dal mondo della botanica farmaceutica disciplina che veniva insegnata qui in questo luogo molti anni fa nel contesto del eh, corso di laurea di farmacia e, e come avendo avuto questa formazione penso a un territorio bellunese di, anche di alta quota come un luogo ideale per poter fare delle coltivazioni di piante medicinali. Non certo per andare a conquistare il mondo con il sacchetto di camomilla, ma per utilizzare la materia prima grezza che deriva dalla coltivazione di queste piante in collaborazione con le università in collaborazione con l'Istituto di Agraria, in collaborazione con l'Istituto di eh, Chimica Farmaceutica, per poter utilizzare questa materia prima da lavorare e da introdurla nel mondo dei nutraceutici, dei cosiddetti integratori. Non so se mi sono spiegato, questo è il nostro... Mm, il cioè, nostro progetto e la nostra mission Visione. come azienda Unifarco in Belluno mi Grazie. scuso per aver rubato del tempo no no ci mancherebbe <ride> direi che l'azione di oggi non so se c'è qualcun altro che voleva intervenire ma io sono, mi chiamo Gabriele Ruffati, sono un turista. <ride> eh, prima si parlava di sicurezza in montagna delegata al soccorso alpino o a chi poi interverrà. Mi è venuta in mente una cosa molto piccola e semplice che ho visto in Alta Badia all'inizio di un sentiero. Proprio all'inizio del sentiero c'è un piccolo specchio in cui si, appunto, ci si può specchiare e sopra è scritto il responsabile della sicurezza in montagna. Bellissimo, mi ha fatto molto impressione riflettere. Proporrei rifletterlo in ogni valle. A che ora è lo spettacolo? Le 8 e mezza? No, allora, eh, siccome poi dobbiamo beh, dare spazio anche alla condivisione e alla convivialità, visto che è anche un momento conviviale preparato qui per noi, e dare tempo poi a preparare lo, il palco per lo spettacolo di, di questa sera con Matteo Melchiorre e Erika Boschiero, un spettacolo bellissimo: La montagna in una foglia. E quindi passiamo dalla dimensione come dire, della riflessione scientifica e, e così un po' eh, sulla montagna alla dimensione lirica e narrativa sulla montagna che comunque ci ispirerà altre, altre, altre riflessioni e eh, altri pensieri. E questa iniziativa è stata un'iniziativa che l'Università ha voluto fortemente... Eh, rovesciando un pochettino no? la, la cattedra accademica abbiamo lasciato parlare i protagonisti della montagna è una pratica di inversione dello sguardo che credo sia importante proprio per fare in modo che non sia sempre la pianura che proietta, catapulta i propri progetti le proprie visioni sulla montagna come se fosse appunto terra di colonia ma è la montagna stessa che deve assumere la consapevolezza del proprio destino e quindi portare in mano i propri progetti per il futuro. Buona serata buona, buona cena, buona, buon buffet grazie a tutti Buonasera, eccoci, buonasera, ben, ben, ben ritrovati, uh, benvenuti a questo momento finale di questa giornata dedicata ai miti della montagna. È un momento molto particolare, molto atteso perché ci tenevamo tanto che la, la, la parte conclusiva di questa giornata fosse, come piace fare a noi qui, un'unione di linguaggi diversi. In questo caso, come Matteo stesso mi ha scritto per email, è un incontro, una, sarà una fusione inedita di due linguaggi, anzi, sì, due, eh, forse anche tre, ehm, inedita per stasera. Uno è il linguaggio di Matteo Melchiorre, poi lo vedete tra poco, ma intanto ve li presento e vi spiego un po' dove nasce il progetto, che è un carissimo amico. Ehm, non so come fare a presentare Matteo perché fa tante cose diverse. Eh, a Castelfranco Veneto fa delle cose bellissime con la biblioteca del museo, con l'archivio storico della città. Ricordo, perché l'abbiamo visitata durante la pandemia, una mostra molto molto bella sulla peste e sui schemi delle pandemie del passato, nel medioevo, a Venezia, bellissima. Adesso ne sta preparando un'altra su Canova, quindi fa queste cose molto belle, di formazione uno storico. Ha scritto anche libri molto, molto belli, molto interessanti di storia del medioevo, dell'età moderna. Uh, ma è anche uno scrittore, un romanziere di successo, a giugno è uscito il Duca per i Naudi, la sua ultima opera letteraria, leggetela, molto interessante, è un thriller che ha a che fare anche quello con la montagna e tra i suoi libri di storia ce ne sono anche alcuni che riguardano direttamente la montagna, come vivere in montagna, per esempio. E questa è la prima linea di linguaggio, di, 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 di ricerca che abbiamo questa sera. Poi ce n'è un'altra che è quella dell'arte e della musica, con Erika Boschiero, che ringrazio tantissimo di essere qui. Erika, eh, io eh, come dire, mi sono perso, è già stata ospite qui all'Orto Botanico, fa delle cose molto belle. Il suo ultimo album si intitola Respira, uscito nel 2021, insieme con Sergio Marchesini, che è il nostro terzo ospite di questa sera, eh, artista, eh, pianista, eh, e anche con lui abbiamo fatto tante cose belle, grande fisarmonicista, e, con la bottega e, e l'arte, in questo caso, della musica eh, e delle narrazioni musicali con i brani eh, di Erika eh, arrangiati. Eh, con Sergio si uniranno alle letture di Matteo. Ehm, seguite online anche i loro progetti, ce ne sono alcuni molto belli sulla montagna, e questo è il motivo per cui abbiamo pensato che fosse la conclusione ideale per questa giornata. Non aggiungo altro perché, quando si parla di questo, le emozioni bisogna viverle direttamente. Vi chiamo sul palco con un grande applauso. Grazie di aver accettato il nostro invito, Sergio Marchesini. Erika Boschiero e Matteo Melchiorre. A voi. Grazie. Che la storia comincia Chiusa in una goccia di pioggia Che cadendo di roccia in roccia Diventa marea Su cui navigare Andiamo in un posto lontano Di albe color melograno tra di sangue poesia un viaggio da cui non si torna più come eravamo appassa la voce per favore Dunque, eh, Buonasera, eh, notavo questa cosa. Spesso eh, nei miei libri e nelle canzoni di Erika saltano fuori le foglie. Eh, ovviamente è una metafora che non, eh, non serve dire quanto sia ovvia, cioè auto-evidente le foglie. No, eh, non so però quanto consapevolmente o quanto inconsapevolmente per noi questa, questa metafora sia qualcosa che dice qualcosa della montagna, caducità, rigenerazione, cose di questo genere, in fondo no, penso sia più o meno questo. Del resto eh, Erika e io scriviamo di questo, uh, la montagna è uno dei luoghi su cui va il nostro, il nostro sguardo. Devo dire una cosa, abbiamo sguardi di, un po' diversi, eh, io sono un tantino integralista. Mm, cercherò di fare il bravo però questa sera di essere anzi, anche un po' propositivo, eh, tant'è che ho qui un, un oggetto che è una, è una prova vivente di propositività. ecco. Ve eh, lo spiegherò dopo, insomma. Comunque, questo nostro ragionamento, questo nostro dialogo si chiama La montagna in una foglia. Qualche pagina del mio libro. Qualche, le canzoni di Erika, e ne caveremo fuori per lo più delle suggestioni, non particolari cose particolarmente strutturate. Eh, io leggerò, Erika eh, canterà, Sergio suonerà, e cercheremo di dare queste suggestioni, alcune suggestioni e alla fine anche, appunto, alcune proposte. Quindi non la tiro tanto, tanto lunga nelle, nelle premesse. e Nel momento in cui ho iniziato così a frugare, perché è stato un gioco di, 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 in cui si frugava tra i miei libri nelle canzoni trovando dei nessi non sempre dei nessi anche delle, delle, delle contraddizioni ci saranno alcuni passaggi molto dissonanti e che a me piacciono molto e, pensando da che cosa cominciamo quale può essere la, la prima suggestione la prima suggestione andiamo subito con una cosa bella ovvia ok che però è questa la suggestione numero uno la montagna come fatto panoramico Sembra una cosa da niente. Quindi però io comincerei proprio da un mio libro, che è un libro del 2016 che si chiama La Via di Schener, che è la storia di un'antica strada che ha collegato per secoli due versanti di uno stesso mondo, secondo me. Feltre da una parte e la Valle di Primiero dall'altra. Due mondi completamente all'apparenza lontani perché di mezzo ci sono questi 2.000-2500 metri, perché di là è Tirolo, di qua è Repubblica di Venezia e però. In realtà erano mondi profondamente integrati. Vi leggerò un passo appunto di questa, da questo libro. L'autore, che è anche il protagonista, quindi è un io, a un certo momento dice che sul finire dell'estate, mosso dalla curiosità di vedere un luogo impervio e famoso per la sua altezza, salì a piedi sul Monte Pavione. È una vetta di circa 2400 metri alle porte dei dolomiti più famose. Vi si arriva camminando all'incirca quattro ore, prima su Dritti e poi in cresta, tra non pochi saliscendi. Non appena raggiunsi quella cima, fui rapito da un panorama incommensurabile, chilometri e chilometri e chilometri, in ogni direzione. A est si spalancava un teatro desertico di montagne rocciose, pinnacoli, profili, spigoli infiniti, simili a scogli o a fiordi prosciugati. A ovest, via via sfumandosi, si distendeva invece un orizzonte di montagne più basse, rotonde e sagomate. Ricoperte da boschi o sormontate da pascoli, solcate da valli e torrenti. Guardando a sud, potei invece distinguere proprio in fondo un azzurro più azzurro del cielo. Ed era il mare, il mare. Un po' dentro e un po' fuori da esso, intuì la sagoma di Venezia, navi e merci, calilonghe e basiliche, spezie, carnevali, oriente. Lasciando poi la contemplazione del mare, corsi in qua. Via dritto sulla pianura veneta, da un estremo all'altro della città, ininterrotta in ogni dove fabbricata. Più vicino al mio sguardo, l'onda grigia della pianura si frangeva contro una riga di montagne basse. A di qua di esse correva a trasversare una conca, limitata a nord dal fronte delle Dolomiti. E laggiù per terra, duemila e passa metri più in sotto, nel punto più basso della conca, vidi il grumo abitato di Feltre, la piccolissima città da cui ero partito per l'ascesa del pavione. Se avessi avuto un binocolo avrei potuto senz'altro scorcervi la mia casa. Infine mi volsi a nord e vidi che il versante settentrionale del pavione era un unico e ininterrotto precipizio di centinaia e centinaia di metri. Giù sotto, ma un po' a est, nel verde scuro, c'era una valle ampia, punteggiata di paesi, la valle di Primiero. Passando oltre, il mio sguardo si spinse quindi ancora più in su, più a nord. Altre catene di montagne, spalti sempre più alti, rocce scure prima e poi di nuovo chiare. Montagne, montagne e montagne, le montagne del Trentino e le montagne dell'Alto Adige, come un ventaglio. Rimasi qualche tempo a perdermi in quell'enorme ampiezza, a frugarvi dentro con gli occhi. E poi guardai ancora più a nord, fin su in fondo. Vera una catena montuosa svettante su tutte le altre. Non avevo idea di che montagne fossero quelle lontane sagome, né potevo vedere cosa ci fosse al di là. Ma di là, nascosti, c'erano Lutero e gli imperatori, Dürer e Mozart, il nord germanico. L'Austria, forse Innsbruck. Tornai a guardare il mare, a sud, e poi di nuovo a immaginare l'Austria, a nord, tutto nel giro di uno sguardo, da seduta sulla cima del pavione. Mi sentii conteso da due forze distinte e lontane, una a sud, il mare e Venezia, e una a nord, le Alpi e il mondo germanico. Ero certo che quei due poli irradiassero ciascuno un campo di onde e che i cerchi di quel campo arrivassero a intersecarsi, quasi annullandosi, uno nell'altro. Proprio sul pavione. Gli echi misteriosi che giunsero a parlarmi quel giorno sul pavione si fecero sempre più caotici. A un certo punto mi parvero troppi. Si sovrapponevano, si contraddicevano, si mescolavano. Troppo davvero, troppo davvero tutto insieme. Legati ben stretti gli scarponi, cominciai allora a scendere dalla cima, calandomi giù da uno strepitoso ghiaione. Ascolta, poccia l'orecchio a terra, a terra e ascolta. Ascolta, poccia l'orecchio al cuore, al cuore. Sta per alzare ascolta, concha la mano. già la mano al cuore, al cuore ascolta. È nel volo dell'ape che conosce la strada, quando ci si rialza, sì per quanto si cada, quando ci si perdona. E per questo si ama. C'è tutto un mondo intero, un mondo grande che adesso chiama. Perché so che ritorneranno tutti i sogni che abbiamo. Sogno di crederci adesso per non perdermi per non perderti ascolta boccia il cuore a te Ascolta, poggia al cuore, al cuore, eh, ascolta. È bellezza che salza, che non chiede permesso, che ti cambia la faccia, ti fa stare in silenzio. È bellezza che... Brucia quando s'alza il vento, è tutto il mondo intero che ora brucia ed io brucio dentro. Perché so che non torneranno tutti i giorni che abbiamo perso. Ho bisogno di muovermi adesso Per non perdermi Per non perderti la, la, la. La suggestione, è dunque, questa mi sembra abbastanza no, in primo luogo la montagna è questo: cioè è un, un punto da cui si può guardare, da cui si può ascoltare. È, un, è come appunto si diceva, un mondo, è un mondo intero, un mondo grande che da lì si, si, si amplia, si apre. Quello che può accadere è tuttavia scoprirvi degli intrecci nello spazio, nel tempo, di cui però parleremo magari, magari dopo. E c'è l'altra suggestione. L'altra suggestione è questa qui. Um, devo non essere integralista. La montagna, come luogo di un suo proprio immaginario. Eh, anche questo è un evidente, una cosa abbastanza evidente, direi. No, la montagna è abitata da un, da, un da un immaginario collettivo che vorrei dire fervido: si tratta di una stratificazione plurisecolare no? di, di miti, di tradizioni, di immagini, di suggestioni. Maschere, canti, rituali, figure magiche, figure soprannaturali, monti pallidi rosamunde, cose che diventano viola di sera quando cala il sole, anguane, filò nelle stalle. Fervido, fervido. Questo immaginario, anche questo lo sappiamo, è stato ampiamente saccheggiato nel corso dei secoli. E Tuttora, insomma, ma chi guardi, chi guardi la montagna di oggi non può non accorgersi a questo proposito di, due, di almeno due cose. La prima è questa: che questo immaginario è facilmente, si potrà dire, brandizzabile, cioè può diventare in un momento no, un brand, cioè diventa un, 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 un deposito, uno scrignetto dal quale si va giù con la mano e si pesca qualcosa che può diventare un logo, può diventare no, il. come si può dire. La, la, il perimetro di qualcosa, ecco. Merce piuttosto kitsch, se vogliamo, tante volte. Il tedio, il tedio prealpino sul punto di brand riesce a dare luogo a delle, a delle trovate veramente... bizzarre, incredibili. Eh, il fatto che dispiace e che dovrebbe mm, un po' preoccupare forse, forse chi ama la montagna, forse chi ci abita, è questo, cioè che questo... Queste scorrerie dei coltivatori intensivi di, di retorica al, alpina eh, hanno fatto piazza pulita della dimensione profonda, sacra, di questo immaginario, che è una dimensione che noi riusciamo forse appena appena a carezzare adesso, a intuire, ma che era la dimensione prima, più profonda, più autentica di questo immaginario. L'altra cosa è questo, che spesso. Proprio facendo centro su questo immaginario che pure esiste, nessuno sta dicendo che questo immaginario non c'è. Esiste, lì è visibile. Noi ha studiato gli antropologi, gli etnografi, si tende a parlare della montagna come luogo di una cultura alpina, ovviamente in senso antropologico, che si vorrebbe condivisa. Cioè come se ci fosse una sorta di fratellanza culturale alpina che esiste da sempre e che sia largamente condivisa tra le popolazioni di montagna. Io questo credo che sia falso. Dipende comunque da dove vogliamo metterci come lo sguardo. No? Più in su vai, più le cose tendono ad assomigliarsi. Però più nella montagna ti inoltri, più cammini, più ti accorgi che è sufficiente un versante per creare un abisso di distanza tra un luogo e l'altro. Basta un versante su cui batte il sole di più o su cui batte il sole di meno e cambia anche l'immaginario. Ad ogni modo, tutto questo non importa, l'importante è come suggestione, dobbiamo dare delle suggestioni, non essere integralisti e dire quindi che la montagna è comunque popolata da un popolo che sta dietro le cose, dentro le cose, che tu ti muovi e quasi li senti queste, queste presenze che non si lasciano dire, che non si lasciano descrivere, sono come là dietro, dentro, e vengono fuori spesso, spesso col buio. E io ne ho scritto di queste cose su no, bestie, smare, ehm, capri, queste cose qui. Nell'incertezza di che cosa leggere mh, ho pensato di pescare un passo che mi sembra abbastanza, abbastanza zeccato su questo punto, che sta in storia di alberi. Dico solo il pezzo sopra del titolo perché il secondo pezzo non mi piace. È Storia di alberi e della loro terra. È chiamatelo Storia di Alberi. Ehm, e racconta di un momento di, un momento di buio eh, in montagna. Di improvviso, uno schiocca, una schioccata di interruttori, buio completo. Spiode ai balconi, tutto è nel buio, spenti i lampioni della piazza, spente le luci nelle case, si intravedono giusto, giusto le sagome dei tetti. Sarà caduto un albero sui cavi? Vi sarà stato un qualche sovraccarico? vai voglio saperla, comunque si è già smesso di piovere. Ma il contatore delle valvole non sta su. Cerco tastoni, la sedia della scrivania non resta altro da fare che aspettare. Ma il buio non è affatto come si potrebbe credere informe e omogeneo. Anche nel chiuso di una stanza, senza andare a scrutare le profondità del cielo, si possono riconoscere specifiche tonalità, minute fosforescenze. Vi sono fasce più scure e altre meno. Mi sembra addirittura di scorgere movimenti di buio, sbuffi di buio, che galleggiano e che vanno di qua e di là con la stessa indolenza della nebbia. Noi, epoca nostra, siamo sovrani della luce. Ne disponiamo a piacimento. Una volta invece erano sudditi del buio. Calava la notte e è finita. Nei mesi estivi con le giornate lunghe era forse meno grave. Ma d'inverno, quando il buio scendeva alle 5 di pomeriggio, cosa facevano? O se la raccontavano nella perlombra e andavano a letto, chiudevano gli occhi, morta là. Roba da non credere. Subivano senza scampo il ciclo della luce e delle stagioni. Ammettiamo pure che starmene seduto nel buio, più nero, a sguazzare beatamente nelle mie fantasie, stasera, possa anche risultarmi gradevole e fuori dall'ordinario. Ma se fosse la regola, mi sentirei in trappola. Questo è certo, come quella volta che accettai, avevo 17 anni, la proposta del mio amico Walter Dalzotto di trascorrere qualche giornata nella sua casera, in montagna. Di giorno, per carità, una camminata, farsi da mangiare, giocare a carte, tirare l'acqua su dal pozzo, sonnecchiare. Ma quando calava la notte, così presto, il tedio non lasciava scampo. Ci sdraiavamo sui letti e parlavamo di questo e di quello. Quando Walter si addormentava, io restavo là prigioniero di quel buio irrimediabile. Davvero, come facevano una volta? Che vita era la loro, così priva del primo degli arbitri, vale a dire l'infischiarsene dello scuro e del chiaro? Gli uomini di allora, io penso, dovevano perciò funzionare diversamente. È sicuro, avranno avuto una visione del mondo differente, una cognizione del tempo tutta loro e occhi, occhi abituati a brancolare nel buio. A contemplare la tenebra. Deve essere questa la ragione per cui le notti degli antenati erano un buio ricolmo di insidie, di diavoli, di spiriti, di incubi, di anguane, di smare, di capri. L'oscurità era un tratto del quotidiano, una porta che si apriva ogni giorno sul regno delle cose velate, incontrollabili, adombrate. si trio le cane in mezzo al palù in cao la laguna al ciaro de luna la roba la ve la roba di chi la roba la ve Gane, agane, longane in te il vostro reame fa caure barbane o al mar fa le sirene al ciaro de luna la roba sarinella senza sapere di pagogna e sanguanella che le rose che correccare e acqua ciara le fa tornare gane agane gane longane de tete e decune, indota portate a on al c'aro de luna la roba la ve la roba That all but love it. De luna la roba la ve e ancora su che mi se me che Canta le anguane intera con qua Sarinella senza sapere le Pagonia e San che le grose che accorre car e acqua ciara le fa tornare Gane, agane, longane. Gane, agane, longane. Gane, agane, longane. Gane, agane, longane. C'è scritto, dopo vi spiego cos'è. Ma c'è scritto ammettere l'imponderabile. Mi sembra che sia una parola grossa e che però funziona un po' anche con. con come c'è scritto ricolonizzare l'abbandono. Che è un, altro, un altro discorso: ricolonizzare l'abbandono. No, sto andando fuori tema perché se inizio a parlare di ricolonizzare l'abbandono, mi viene in mente la. l'ho chiamata anche abbandonofilia? No, che è questa? questo nuovo gusto. Oh, nuovo, ormai è un decennio che questo andare a vedere queste cose abbandonate sapete, in montagna è pieno di, di borghi, di borghi abbandonati. Io stesso ho inventato un personaggio che si chiama Il visitatore dell'abbandono e che ogni tanto va. Ma lasciamo stare, ma lasciamo stare. Suggestione numero tre: la montagna, quale nido di storie che non ti aspetti? Allora, uno potrebbe immaginare riferendosi tanto al presente quanto al passato della montagna, che la montagna medesima, ed è del resto una cosa che serve alle esigenze di marketing territoriale, eh, sia un luogo con queste caratteristiche. A, un luogo del tempo immobile o quasi. B, un luogo di vicende che vanno a giri ridotti. C, un luogo di vicende naturalmente genuine, come preservate dalla quotidiana corruzione e da certe disperazioni del vivere. Allora, è vero che è così, eh? Cioè, le, si vede un po' le, nella montagna questo. Eppure io quando guardo, io quando sono là, io abito in posti così, e a Dio mio il tempo gira che è uguale. Le vicende quando prendono corsa, prendono corsa, non le fermi mica. È di vicende genuine, di mo montagna preservata dalla corruzione. O oh, di, di quegli. Ben. Ecco. Comunque, l'idea che la montagna sia così, quindi tempo immobile, vicende che vanno piano, lentezza, così, è, è una cosa che consola. E non lo sto dicendo con, con una facile ironia, lo sto dicendo con, con consapevolezza di quello che, della, de, de, del motivo per cui questo esiste. Questo c'è cioè perché è un bisogno, perché serve. Serve. A una società come la nostra, avere l'idea di un altrove che sia così, che poi non sia vero che sia così, è un'altra cosa, ma che serva, è certo. E, ne sono e la prova è evidente anche nei libri, insomma. No? Basta che tu dica che la montagna è così e boom, vanno su le copie. E io vorrei adesso però dirvi un paio, farvi un paio di letture da un mio saggio che quando mi hanno chiesto se. Potevo scrivere un contributo per un bellissimo volume, che è questo qui, Popolazione e Società delle Venezie, e mi hanno detto: titolo, Vivere in montagna. Da cosa vuoi scrivere? Da che parte la prendi, da che parte la giri, non sapevo da che parte prenderla. Sì che ho inventato un paese che si chiama Macondo, che è un tipico paese di montagna. E, no? eh, esatto. e a Macondo ho cercato di capire come. Ho inventato un po' la storia di Macondo, cioè come ma inventandola in realtà mettendo insieme tutti i pezzi che ho trovato negli archivi. Forse è stato detto prima, no, da Telmo io ho passato gran parte del mio tempo negli archivi a frugare storie e allora vi leggo due storielle semplici da cui si può capire che la montagna, non solo oggi ma anche un tempo, non è affatto un cerchio magico, impermeabile alle vicende del, che vengono dall'esterno, da un lato. E dall'altro che disperazioni ce n'erano anche lì, anche una volta. La prima, la prima di queste due storielle si chiama così. Ed è una specie di. come si chiama quando fai meta? Si chiama leggere ad alta voce, dico. No? È tutto scritto per filo e per segno sotto l'anno 1792 nelle memorie compilate in vecchiaia dalla gente di un mercante di legname. È il principio dell'inverno ed è la stagione buona per la condotta del legname, ossia per farlo fluitare lungo il torrente che attraversa la valle di Macondo. Ma è una storia vera, c'è cioè Macondo, ma il torrente si chiama Cismon, i fatti si svolgono a Sovramonte e così via. E il 1792 è il 1792 naturalmente. Una squadra di boschieri si mette dunque all'opera, lavorano tutto il giorno. Perlustrano il torrente, calandosi con funi nei tratti troppo impervi, si accertano che il passaggio dei tronchi non sia ostruito, lavorano all'erezione dello sbarramento che dovrà contenere il legname prima di rilasciarlo verso valle. Calato il buio, la sera, i boschieri si ritirano nell'osteria di Macondo, nella quale hanno preso alloggio. Prima di andare a letto mangiano polenta intorno al fuoco. La gente di quel mercante di legname nel frattempo intrattiene i boschieri. Cosa fa? Legge loro, cito, qualche storia ed anche le novelle persiane che tanto gli andavano a genio. Le mille e una notte a Macondo nel 1792, insomma, lette ad alta voce intorno al fuoco di un'osteria. Alibaba, Sindbad, Maruf e Sharazad. La seconda storiella invece è questa qui e dà conto, diversamente da questa, del... Di certe disperazioni del vivere, ecco, si intitola Sposarsi con un forestiero sul conto del quale non si sappia abbastanza. Tra parentesi, come ovunque può accadere. Nel luglio 1575 Barbara Furlana, una donna di Macondo, rivolgendosi al Vescovo per chiedergli aiuto e giustizia, ritenendosi una povera sventurata, scrisse così: Negli preteriti anni. Circa 11 in 12, io fui maritata dal mio amorevole padre, nelle mani di Niccolò Campanaro, vergognone il quale era capitato in questi paesi dicendo non essere uxoratto, sposato. E così fui sposata e stata con lui da due in tre anni come doveva stare, una fedele consorte. Poi qualcuno, mise Barbara su chi va? là. Mi fu avvisato da persone degne di fede, come detto Niccolò. Aveva un'altra moglie nei suoi paesi. Cominciai a conoscere che lui poco quanto teneva di me, et maxime impegnando o impotecando la dote mia, non curandosi che i miei poveri figlioli avessero a stentare e patire, dove mi ritrovo in grandissima angustia e affanno. Ma questo non è tutto. Ditto Nicolò, aggiunse Barbara, è mal cristiano. Connegare il dolce Signor mio e il mio Salvatore Gesù, con dire che nel Santissimo Sacramento, della Santissima Eucaristia, non gli è il corpo e il sangue di Gesù, ma che tanto saria pigliare un pezzo di pane. In tanto tempo che mi ha sposata, mai si è confessato né comunicato, salvo una volta per farmi a piacere. Lui tiene libri di quali sono eretici. Barbara Furlana, pertanto, cercando giustizia, si appellò al vescovo implorandolo in questi termini. La supplico a volermi aggiutare e fare che la ragione abbia il suo loco e non volere che uno tale nemico di de Dio e della mia santa madre Gesia cattolica romana mi abbia a strassiare e fare che io vada mendicando con i miei poveri figlioli. Le femmine Le vado al lavador, non è un mistero sto qua, ma è un destino che fa l'amor, un fiol, o l'asso, ora colla via. Tutte le femmine Le vado al lavador, non è un mistero sto qua, ma è un destino che fa l'amor, un fiol, o l'asso, ora colla via. Dolora e la lava e la lava e la lava con l'acqua che la fila via lava dolore Anche in questa vita La neva pulizia ¡De esta vida! E poi appunto su, su questo tema che ci siamo scambiati no? da Barbara Furlana a questa, a questa tua canzone, uno che parla di montagna nel, nel, nell'evolversi dei secoli, il ruolo cruciale della figura femminile è un ruolo che a mio avviso attende ancora di essere studiato dal punto di vista storico nella sua complessità, eh, anche a livello di fonti proprio, insomma è, è una cosa che resta ancora che si dice perché si intuisce, ma che un conto è dire perché è intuita, un conto è studiarla, capirla, comprenderla, esaminarla, sarebbe da fare. Suggestione numero 4. La montagna, quale luogo in cui la natura sa essere preponderante e durissima e violenta? Eh, non serve tirarla troppo, troppo per le lunghe, direi. La montagna è evidente un luogo in cui ehm, la natura, quella con la N maiuscola, Quando si scatena, si scatena. Eh, si potrebbe forse dire con un po' di poesia che è un luogo in cui, quando è matrigna, è matrigna, in maniera, in maniera veramente eh, dura, ammonisce. Io adesso farò così. Eh, vi leggerò un, un pezzo che forse dall'ultimo libro che è il mio, che è Il Duca. Dove c'è questo protagonista che vive nella mezza montagna, è, una, è un nobile, ma in realtà è un nobile per incidente di, di destino, insomma. Vi è uno che sta lì in questo paese che si chiama Vallorgana, vive in questa villa dei suoi avi, e poi cade dentro una storia, una vicenda. Che non sto qui a raccontarvi perché non serve, non è quello il punto. Il punto è che per bocca sua, in questo libro, io ho raccontato una, una vicenda di cui sono una cronaca di una mia direttissima esperienza in fatto di, 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 di montagna quando ha queste, questa, questo spirito da matrigna. Capirete di che cosa parlo senz'altro. <tell> Cuore nel frastuono, affezionato alle sue foglie come a un dono. Quando arriva il freddo è tempo di lasciarle andare, non vorrei lasciarle andare. Con il vento cresce il vento, scuote i rami, scuote i tronchi, gli alti piani, scuote gli orizzonti più lontani. Si fa burrasca, scuote e chiama alla battaglia tutti quanti i soldatini, tutti in fila. Ah, che c'è? Vetro, sono legno che risponde, dambra che guarisce le ferite. Vita dentro a cento vite fino al colpo della scure. Colpo sopra colpo sul mio corpo che vacilla e si fa barca alla deriva, e si fa vento. Maestro perso dentro alla burrasca che ha già perso la battaglia e non ha tempo. Ah, che c'è di nuovo? aveva Preso un colore nuovo. Il giallognolo fosco era andato rapprendendosi in un giallognolo aranciato, nel quale erano apparsi grumi di grigio, virgoloni di blu e zaffate di viola. Ma il colore era forse il meno. Quel cielo, infatti, era come in movimento: era un cielo denso che si mescolava a se stesso e peraltro non sembrava neanche cielo, ma un pezzo di iperuranio inspiegabile e infinito in ravvicinato transito sulle nostre teste. Rotto. Quello per uranio policromo sgrondò giù su Vallorgana una pioggia pesantissima. Piove a tratti, ora più, ora meno, per circa un'ora. Poi smise e nel frattempo calò al buio. Erano dunque circa le sei di quella stessa sera quando il vento si scaraventò su di noi con l'impeto di un'onda. Vi fu come uno straipamento d'aria che si manifestò sotto forma di un immenso urto. La villa ne fu investita e parve fino anche tra traballare e mise... Un percettibilissimo gemito, gemettero i vetri, gemettero i solai, gemettero le travi, gemettero i muri. E dopo quel primo urto iniziò un finimondo. Il vento sfuriava come mai prima di allora l'avevo sentito sfuriare, ululava, muggiva. Trascinava con sé il latrato di mille latrati ed erano ondate, davvero ondate, continue, d'aria incattivita e furibonda. Attesi che la carica di quell'esercito del cielo passasse oltre, ma dovevano esservi là fuori schiere di cavalli e cavalieri a migliaia e migliaia. Perciò aprì un balcone, giusto quel poco, giusto uno spicchio da cui spiare. Vidi allora che insieme al vento c'era l'acqua. E quest'acqua, nella nell'alone di luce del lampioncino della corte, non cadeva affatto dall'alto in basso, ma correva a mezz'aria, quasi parallela al suolo, via dritta in quel vento. Attendere con fiducia, mi dissi, poiché è destino che simili esagitazioni del tempo si estinguano con lodevole sollecitudine. Attendere, mi dissi ancora, poiché le buriane fanno così. Pochi minuti di frastuono e se ne vanno. Ma quel vento non si estingueva, scorreva implacabile, continuava a scuotere, a urtare, a urlare, anzi peggiorò. Diede una gran frustata e gli scuri del salone al primo, al primo piano, poiché era lì che mi trovavo, si spalancarono. L'acqua, affilata da quell'aria incattivita, arrampicandosi sui muri, si insinuò attraverso le finestre. Piccoli rivoli scorsero sulle pareti. Aprire le finestre una per una e chiudere gli scuri uno per uno, mi dissi. Ma aperta che fu la prima finestra, con il vento e la pioggia che spingevano in dentro, non trovai gli scuri. Non ebbi modo di approfondire, poiché richiusa quella finestra sentii uno schianto orrendo al pian terreno. Allora abbandonai a se stesso il secondo piano e corsi giù e ancora sentii quello schianto soltanto un po' più roco. Veniva dalla corte, l'istinto mi disse apri il portone, lo aprì, ma tenerlo aperto non fu possibile, là fuori c'era come un risucchio. Ebbi appena il tempo di vedere vasi rovesciati e proiettili di chissà cosa che schizzavano davanti ai miei occhi. E mi ritrovai in piedi, sbigottito, nel salone passante, ad ascoltare il vento che urlava senza posa. Poco meno di un'ora, quel mostro d'aria, sospinto da chissà dove, diretto in chissà quale altro luogo, si calmò e rimase soltanto la furia amichevole della pioggia. Fu però una tregua di pochi minuti che corsero via in un lampo. Ebbe infatti il tempo di notare come fra le travi del solaio e le murature al piano nobile si fossero staccati piccoli pezzi di calcina, il che significava che la villa, benché impercettibilmente, si era mossa davvero. E il mostro si rimise in moto. Il vento tornò a fischiare e a spingere, a spingere e a fischiare. Di nuovo la villa traballò, di nuovo gemette. Ma l'onda e l'urto, se possibile, furono stavolta ancora più feroci. Tanto è vero che saltò la luce e piombai nel buio. E proprio allora, in quell'esatto momento, sentii franare sopra la mia testa un frastuono che rimbombò in tutta la villa, in mezzo al quale avvertii per la prima volta cosa che mi atterrì. Il ritocco della campana del timpano. Poi vi fu un orribile rovinare come di pietre scaricate in un burrone e a ogni frustata del vento questa gigantesca frantumazione si ravvivava. Veniva dal tetto come se il mostro stesse camminando coi suoi grandi piedi lassù in cima, ribaltando i coppi, rivoltandoli a sbrancate. Poi vi fu un altro schianto, formidabile, sempre sul tetto, così mi parve: uno schianto secco, fragoroso, e di nuovo sentii la campana del timpano. Mi misi le mani sulla testa, mi chinai, poiché ebbe l'impressione che il soffitto stesse cadendo e fosse sul punto di schiacciarmi. Allora fui toccato da una fantasia che mi terrorizzò: la montagna sta crollando, la montagna frana interi picchi, intere coste, fiumane di tronchi, di roccia, di fanghiglie. La montagna crolla ed era tale in quei momenti il succedersi continuo di schianti vicini e lontani che non potei darmi altra spiegazione. Il vento peggiorò ancora ed era da non credere come potesse peggiorare dal peggio. Avevo caldo, sudavo, il buio pesto, una gabbia, l'apriti il cielo tutto intorno. Conobbi quella sera ciò che significhi l'impotenza e fu una consolazione in vero strabiliante il piccolo e incerto fendente di luce di una torcia che infine scovai, tastando nel buio nei cassetti del salottino al pian terreno. Giunse poi la carica delle cariche, sentì all'esterno della villa, sopra la villa, intorno a essa, ovunque, tutto un germogliare, un crepitare di botte, di schianti, di colpi, di cose che urlavano e forse precipitavano. A un certo momento avvertì un boato, proprio là fuori, nella corte, un boato particolare e agghiacciante, tra i colpi di schianti che erano tutt'uno. Durò tre ore filate. Quel putiferio, tuttora così vivo nei miei ricordi, tre ore nel corso delle quali non potei fare altro che attendere che la villa si sfasciasse, che il vento la portasse via, che la montagna crollasse, che il mostro d'aria andasse a calpestare altri luoghi e dopo tre ore, poco più, poco meno, il vento tacque. Tornai a sentire lo scroscio della pioggia, poi il vento riprese ancora, andando e venendo, per un'altra ora all'incirca, meno feroce. Forse soddisfatto, una raffica di tanto in tanto, qualcuna furiosa, qualcuna ormai innocua. Infine smise anche di piovere. Intorno a me calò un silenzio vasto, e, guardingo, erano ampiamente passate le dieci di sera. Mi feci coraggio e uscì nella corte. Appena fuori dal portone mi imbattei in un'ombra grande e sconosciuta. Provai a schiacciarla illuminandola con la torcia, ma essa non se ne andò. Del resto non era un'ombra, bensì la chioma fracassata del carpino vidi poi la corte ingombra di innumerevoli forme senza senso, tra di esseri conobbi incalcolabili frantumi di coppi, sparsi ovunque, come foglie. Temendo di scorgervi pertanto un'irrimediabile rovina, puntai la torcia verso il tetto. La luce era troppo debole per raggiungere quelle altezze, tuttavia mi sembrò di vedere lassù un'assenza evidente, ma incomprensibile. Abbandonando la corte, rientrei allora in casa, Salì le scale e mi spinsi nella mia specola, nella mia piacevolissima postazione, dalla quale era magnifico guardare lontano e pensare, trovare lì, presente, l'assenza che avevo scorto dalla corte. Nella mia specola, spezzato in due tronconi, stava uno dei due alti camini del timpano. Il vento aveva dunque avuto la forza inspiegabile per rovesciarlo o per smuovere qualcosa capace di tirarsi dietro quell'eccellente e affusolata guglia, la quale, cadendo. Aveva fracassato il tetto piombando infine nella stanza delle mie più leggere riflessioni. E quella guglia battuta si era trascinata nella specola orribile a vedersi, la campana del timpano. Era lì, sotto i miei occhi, e aveva un che di ordigno bellico inesploso, la stessa alienità, la stessa volgarità. Illuminai con la torcia quella campana perfettamente integra, e vidi sul dorso di essa un medaglione in bassorilievo. Al centro una Madonna, in piedi, col bambino in braccio, e tutto intorno una scritta, che non ebbi voglia di capire. Lassù nel soffitto, del resto, c'era uno squarzo slabbrato, attraverso il quale sentii lo scroscio furioso del torrente fragolfo, nella gola. Guardai fuori da quel pozzo scoperchiato. Scorsi il solito cielo, un cielo con qualche lontanissima stella. Ma esso era di un nero più nero di sempre, un nero incommensurabile, profondissimo, come se il finimondo d'aria avesse spinto via ogni riverbero, ogni opalescenza, ogni minuta sostanza frapposta tra noi e il cielo, svelando così il nero assoluto dentro il quale siamo immersi. Mm. E poi una delle cose più, più belle di, que di quella notte lì, che sto parlando di Vaia naturalmente, di quel vento lì del 2018, eh, è stato quando si è usciti nel momento in cui la quiete era tornata e in questo nero, mai visto, una roba così, uno si sentiva anche, anche disperso. Ed è stata la, una delle cose, ma assolutamente di. di, di più grande poesia che io abbia mai avvertito sulla, proprio sul, sulla, sulla pelle, quando le motoseghe hanno cominciato a parlarsi, Cioè ne sentivi lontana una dall'altra parte della montagna, un'altra su quell'altra, nell'altra casa, e queste, e queste motoseghe che andavano erano gli uomini che tornavano fuori, che fanno parte della natura, dico per inciso, che uscivano piano piano. E, e, e ricominciavano a riorientarsi in questo, in questo vuoto, quelle motoseghe lì io non le dimenticherò mai. Il punto adesso, andiamo avanti con le suggestioni, eh, siamo arrivati, credo, alla quinta suggestione che, sì, però, sempre sul punto del non essere troppo integralisti, e allora detto, tanto vale chiamare la montagna come falsificazione. <ride> ecco. eh, dunque, io in questo, con questa suggestione qui vorrei soltanto potrei rimandare molto semplicemente a un, a un contributo che ho scritto, che si trova facilmente online, su un sito che si chiama Alpinismo Molotov, che è una, una cosa che raccomando, è, un, sito, è un, un gruppo meraviglioso, veramente di persone, insomma, è, lì, è, su, è su Mario Rigoni Stern, è un, una cosa che ho scritto su Mario Rigoni Stern, si chiama L'umanità e la franchezza, sta in una raccolta di atti, e lì avevo un po' elencato alcuni di questi stereotipi, della montagna falsificata. Si tratterebbe di compilare un elenco davvero lungo, ma io sarò così eh, bravo da dire semplicemente che eh, andate online e trovate i stereotipi della montagna, così passo oltre questo capitolo integralista. E allora mi faccio però un pochino aiutare dal Duca. Perché è comodo inventare un personaggio e renderlo colpevole dei tuoi peggiori pensieri, no? E quando tu vieni giro e dici, ma lo pensi tu, lo pensa il duca. Il duca? Se lo penserò mica io queste cose, è lui il, il, il pazzo. E A un certo momento, eh, poco dopo questa vicenda di vento che abbiamo letto prima, il duca abbandona, ma non posso spoilerare il libro, a un certo momento va via, va bene? Si ritrova a tu per tu con... Torna in città, in questa città che si chiama Berua, dove lì c'è la persona a cui lui ha venduto al tempo in cui aveva deciso di vendere tutto in città per andare a ritirarsi nella villa dei suoi avi a Vallorgana, il palazzo, il palazzo della famiglia, il grande palazzo. Lo ha venduto all'Odontoiatra Felicetti, il quale è un appassionato di escursionismo domenicale. L'Odontoiatra Felicetti a un certo punto ha un discorso col duca e il duca, il duca dice delle cose veramente imperdonabili, ma eh, per dovere di cronaca dobbiamo, dobbiamo pur leggerle. Eh, ehm, L'odontoiatra Fericetti parve stupito e anzi scandalizzato da queste mie argomentazioni. Mi disse che proprio io, che vivo dove vivo, che vivo cioè nel luogo, più ideale nella condizione ideale, ossia in montagna e senza patemi, non dovrei cadere in simile artificiosità del pensiero. Mi spiego allora lui che cosa sia la montagna. Disse che sostenendo quello che sostenevo compivo un reato di diffamazione nei confronti della montagna che in montagna io dovevo pure aver conosciuto la calma e la possibilità di concentrazione, che solo in montagna si possono trovare, che la montagna è la quinta essenza del silenzio, del raccoglimento. Disse anche che mi stavo trincerando con le mie parole, dietro una insensata paura del mondo, perché è lui quando va in montagna che si sente rimasto indietro rispetto al mondo autentico affermò che le piccole difficoltà del vivere in montagna sono poca cosa rispetto ai grandi vantaggi che se ne possono trarre a livello umano. E infine concluse che bisogna far leva sulla montagna per cambiare il mondo. Risposi a queste legittime aspirazioni di rigenerazione con forse un po' troppo trasporto. Ah, duca, che... ah, duca, duca. Dichiarai che io, per cominciare, non vivo più. In quel presunto raccoglimento, quintessenza di ogni bene, e aggiunsi che tutto questo presunto raccoglimento si era invece rivelato per me ragione di sfinimento, un martirio, un inferno. Sostenni inoltre che l'odontoiata Felicetti e i suoi compagni avrebbero dovuto andare su a Vallorgana a trascorrere qualche ora ubriaca con Mario Valine. Ad appoggiarsi alle cantonate delle case per reggersi in piedi, e questo non una volta ogni tanto, ma per giorni e giorni, e giorno dopo giorno, che vadano, sì, in montagna continuai, ma non per poche ore, bensì per settimane, mesi e anni e che provino ad accontentarsi delle cose di cui si accontenta Nelso Tabiona, che vadano a sentire la storia di Luigi Sgnaca e del suo petrolio sulle piaghe, o a strappar via dall'erba con un rastrello quanto resta di una pecora sbranata dal lupo, o se mai pianteranno un campo di patate, a schiacciare con le proprie dita le striate corazze delle dorifore o che vadano anche ad assistere all'antica festa del maiale, che su in montagna è ancora molto sentita, che vadano ad ascoltare le grida isteriche del maiale, a vederlo appeso per le gambe, a contemplare il taglio netto e preciso nel ventre del maiale medesimo, dal quale taglio vengono fuori le viscere odorose e fumiganti, viscere che infine si raccolgono, semivive o semimorte, in un villuppo molliccio che parrebbe di gelatina. Ma sì, davvero! Ci vadano a Vall'Organa, ci vadano pure. sole accompagnato da parole silenziose di commiato di chi ne riconosce ancora oggi la sacralità ogni scorrere di tempo Amato. Su te, la grezza di terra e di fiato, a disegnare per chi può vedere la traiettoria per l'eternità, nascosta in ogni foglia che cadrà. Conosco era protetto. Voi avete sentito sicuramente in questa canzone La Foglia, ok? Eh, ed è proprio questa canzone che ci porta verso la parte finale di questo, di questo dialogo, eh, che è proprio quello La montagna in una foglia. C'è questa faccenda del seme, del seme che ricaccia. No? Eh, abbiamo accostato due, no? due cose che volevo. Volutamente volevamo che risultassero un po' stridenti, perché sono due facce della stessa medaglia. Eh, il seme è innanzitutto una questione di presenza, deve esserci, oltre che il terreno, il seme. Io non, non ho niente da insegnare a questo proposito, se non l'unica cosa che posso ammettere, e la ammetto non con in un certo qual modo con dispiacere, che sono vent'anni buoni che provo a riflettere su questo. Cioè su quali possano essere le caratteristiche, le modalità per fare un discorso sulla montagna che abbia a che fare con il viveri, con il vivervi, più che con la rappresentazione astratta della montagna. Ehm, volevo leggere una cosa che ho deciso che non leggerò più. Ehm, però arrivo al punto, cioè che per una certa fase... Mauro aveva già visto questo, questo trabicolo qua. Avevo cominciato a segnarmi su queste foglie di legno eh, alcuni, alcuni elementi che ricavavo dal metodo, che secondo me è il metodo che dovrebbe stare alla base eh, per eh, fare un, un ragionamento coerente su vivere in montagna. Il metodo è questo: bisogna spiare prolungatamente chi già vi abita, meglio. Se chi vi abita da generazioni, non che essi abbiano un qualche diritto allo starsi meglio o più degli altri, semplicemente esprimono una sedimentazione di esperienza, di saperi, di modalità di rapporto a quel luogo specifico che è opportuno conoscere. È, una, è effettivamente una, una, una tradizione di esperienze, di tentativi falliti, di tentativi riusciti, di vittorie, di sconfitte, ma non. Attenzione, ma non in sé e per sé, ma in quanto funzione, vorrei dire, in quanto prodotti di un tempo dato che è il tempo presente. Quindi, tutte queste esperienze che si tirano su, che noi esaminiamo, sono esperienze funzionali a un tempo dato. Cioè, le, quello che ser serve per vivere in montagna nel 1480 probabilmente non è la stessa cosa che serve, che serve, che serve ora. E qua vengono fuori le foglie. Bisogna guardare nello spazio, nel tempo a questa sedimentazione e vedere cosa ne salta fuori. Io mi ero fatto questo albero di foglie in cui mano a mano, man mano che le trovavo, mettevo su delle cose che mi sembravano interessanti per poter eh, capirci qualcosa. Allora per dire questo diceva curare i luoghi, curare i luoghi e i saperi minimi. Poi c'era. <coughs> uh, Stabilire dei riferimenti nel tempo e nello spazio, ammettere l'imponderabile, l'ho detto prima, tenere presente il concetto di rigenerabilità, ammettere che l'azione non può che essere dialettica tra uomo e ambiente, ricolonizzare l'abbandono, riconoscere le tracce di presenza e le tracce di assenza, attribuire senso a quanto ci sta attorno, erano tante cose sparse così. Poi col tempo, questa è una cosa che ho fatto tempo fa, mi è sembrato che si potesse ulteriormente eh, razionalizzare questo groviglio di foglie semplificandole e tirando fuori eh, tre orientamenti fondamentali, che sono le, i tre, le tre suggestioni ultime con cui vi lasceremo questa sera. Eh, a mio parere sono un po' le... le gli orientamenti che rassumono tutti gli altri. E il primo, l'ultimo sarà una foglia, lo anticipiamo già. E il primo invece è un pensiero che viene fuori ancora, ancora dal Duca. E vi dico il titolo, si chiama La Ronca. E dice, e dice niente, bisogna leggerlo, non è che 223, eccolo qua. Ecco, a un certo momento il duca, siccome ha le tasche piene di soldi il duca, si inventa, no, inventa per soddisfare un certo suo prurito finanzia una strada sido pastorale che verrà costruita sopra un antico sentiero. E lui dice: Mi sentii colpevole. Perché mi domandai? Questi luoghi non dovrebbero invece rimanere quello che ormai sono avviati a diventare: luoghi deserti e disabitati, non più posseduti dall'uomo. E non hanno forse il diritto questi luoghi di allontanarsi sempre più dal nostro mondo, di diventare selvaggi e ancora più selvaggi e di essere altro da ciò che furono per, ci, per quanti ci hanno preceduto? Per loro erano pascoli e per noi saranno prima erba lespa, poi arbustaia, quindi bosco e infine foresta. Considerazioni legittime, mi dissi, argomentazioni tutto sommato ragionevoli ma si tratta di un pensiero presuntuoso, astratto, sofisticato, che non tiene conto dell'umanità specifica a cui questi luoghi invece appartengono. E questa umanità, l'umanità paese di Vallorgana dell'oggi, non conosce questa filosofia del disimpegno, questo riverente e troppo illuminato ritrarsi dell'uomo rispetto alla natura. Non si può dire ai paesani, al di là, è giunto il tempo per voi di sedervi e d'ammirare la poesia della natura naturante. Non si può dirlo, poiché gli uomini di Vallorgana, ai bambini che intorno ai 12 anni diventano grandi abbastanza per cominciare la loro parte nel mondo, mettono in mano lo straordinario ferro ricurvo che si chiama ronca. Sarà magari una ronca piccola e leggera e non troppo affilata, ma insieme a essa il bambino riceve il messaggio da apprendere e onorare per resistere e persistere tra la montagna e Vallorgana. Bisogna imparare a tagliare e ad abbattere, a farsi strada dentro la poesia dei luoghi, per così dire, avendone una pietà non più che relativa. Senti, bella sposetta, ora al viso, sta bella rietta, che te fai sbuffo, rentò ai cavè e parle cotole. Cerca troi guarda come che gire tutte le piope mi fai giulive e che revesse le foglie al vento che primaverde si fa di ardento ah visi nel paron del ciel sparon son senza paron mi son nostro servidor vasadone All'occasione, visi nel parone, siete, sparonzon, senza parole, mi sono vostro servidor. Basadone, donne all'occasione. Senti, senti, vilan, come che il supi alto bestian, come che il tira le recedrete, par sta baveta che che parece. Rento al foian scampa iosei E na rietina vien su dai rui Le vece vardasse la bugada Che ghermene a le sugada ah, E a paron del ziel Sparon son senza paron Mi son nostro servidor Basadone la ocasión visíme parón del cielo, son, sin parón y son nuestro servidor. Basadón, a la <miguale> Grazie. Il, il secondo eh, orientamento si chiama Borneo e, e salta fuori dalla, dalla via di Schener nel momento in cui c'è un... Capite che prima era un posto piccolo, no? Ma questo autore di un libro strabiliante che si chiama Le memorie. E l'autore Angelo Michele Negrelli, vissuto tra il 700 e l'Ottocento, ed è quello del, della lettura delle Mille e una notte coi boschieri di prima, eh, lui racconta molto insomma, della sua vita, del suo tempo in montagna e così via. Feltre primiero, va bene? O primiero feltre? Andare in fora e andare in dentro. Si dice, no? In dentro e in fuori, non in su e in giù. Eh, Distanza misurata dalle fonti d'archivio e anche per detta di Negrelli, eh, 15 ore. Da Feltre a Primiero nel 1792 si stava 15, si stava 15 ore. Allora a un certo punto eh, il protagonista di questo libro sta guardando una partita di calcio con un suo amico e questo suo amico gli dice: Mamma mia, pensa a te che ignoranti che dovevano essere una volta sempre lì intorno, intorno al Puner che girano. Dice il mondo era piccolo anche una volta, ma certo meno piccolo di oggi, dice questo qua. A suo parere, di questo amico, basta infatti alzare gli occhi al cielo per vedere l'azzurro solcato da righe bianche e diritte che si incrociano, si sovrappongono, si sfilacciano. L'amico raccontò il proposito di come un droghiere di un paese qui accanto una mattina avesse deciso di contemplare il cielo e di come avesse contato nel ritaglio sopra la sua testa in scarse due ore 19 aerei. Ora siamo tutti viaggiatori, disse l'amico, e mi elencò: lui che è il fruttivendolo, le mete dei suoi voli, Madrid, Dublino, Lisbona, Madagascar, eccetera. Riponendo le memorie sul tavolo del divano, concluse il suo pensiero con una baldanza che non poteva perdonargli. Noi sì, disse, che siamo un secolo di viaggiatori, altro che Negrelli, qua sempre intorno al Puner. Si spinse anche oltre quel vile amico, disse, quanto ignoranti dovevano essere una volta. Gli chiesi provocatoriamente come si misurasse a suo parere, non dico l'ignoranza, ma quantomeno l'atto del viaggiare. Chilometri? rispose, no chilometri, dissi io, ore, minuti, secondi. Ma non ebbi tempo di spiegarmi perché cominciò il secondo tempo della partita. E invece avrei voluto dire all'amico che Angelo Michele Negrelli, il 23 dicembre 1785, andò da Feltre la Primiera in 15 ore e che il nostro comune amico Turibio, la settimana scorsa, è andato da Venezia a Parigi con un'ora e 45 minuti di volo. Qual è il viaggio più lungo? Il viaggio più viaggio? Quello di Negrelli o quello di Turibio? Nel XVIII secolo Feltre era otto volte più distante da Primiero di quanto sia distante oggi Venesse da Parigi. Feltre Primiero, via schenera ai tempi di Negrelli, potrebbe all'incirca equivalere a un nostro volo da Milano-Malpensa a Buenos Aires. Avrei dunque voluto dire anche questo all'amico. Ogni epoca ha i suoi orizzonti e la gran parte dei viventi si trattiene in essi, soltanto gli eroi. I grandi intellettuali, gli assetati di spirito o gli affamati di pane possono avere il coraggio di infrangerli. Ai tempi di Marco Polo, di Erasmo da Rotterdam, di Elisabeth Marsh, di Phileas Fogg, di mio nonno Vittorino che andò in Somalia, superare gli orizzonti significava spingersi al di là delle montagne, al di là delle pianure, al di là del mare. Ma al giorno d'oggi, oggi, abbattere l'orizzonte comune non può che significare l'astensione dal movimento oltranza. Scoprire il Borneo, non dico dentro di noi, ma in quegli infiniti spazi dimenticati che ci stanno accanto e da cui la vita umana, per effetto della storia, si è ritratta come una marea. Mm. fumo di neve che arriva giù fino a valle e non mi lascia dormire. È l'ululato del vento che soffia forte da nord e mi richiama le vene. È per volere del piede che vuole essere ala, io no, non posso dormire. E vado dove la luce arriva prima che altrove. Arriva prima che qui. Sono la mano e la pietra che si ricercano nude a sollevarmi dal vuoto. La faccia contro la roccia, solo il respiro del vento mescolato col mio. Mi porta su fino in cima e mi deposita piano E allora solo sguardo E poi spalanco le braccia E tutto il peso scompare E' è aria E tutta la terra intorno E' aria tutta la luce il giorno e aria resto qui in cima al mondo e aria e resto qui con me Guardo le cime dall'alto mentre diventano azzurre e il sole brilla ponente. Potrei restare stanotte, potrei morire qui sopra, bevendo tutte le stelle. Ma è per volere del piede che vuole essere strada, io no, non posso restare. Così ritorno sui passi. Che mi riportano a casa e all'aria che mi respira intorno e aria verso ogni nuovo giorno e aria ho dentro tutto il mondo. Vengo vicino a te. Canzone che siamo si Un orizzonte non basta ci porta alla conclusione di questo pensiero. Il discorso del borneo è un elemento fondamentale perché questi luoghi, perché ci possa essere il seme. Bisogna che questi luoghi tornino, tornino vasti, che ci sia una presenza umana che sta lì. Ed è questo il motivo per cui il terzo e ultimo orientamento che mi sembra possa essere una delle sintesi che vengono fuori da queste foglie qui, sia la condivisione. Eh, leggeremo un passo dal libro del Duca, che poi lì veramente ci fermeremo, in cui c'è un personaggio femminile a un certo punto, Duca. si chiama Maria, agli occhi nerissimi pagani, arriva nella storia e la butta sotto sopra. è la chiave della storia. E, io non lo so se quello che vi leggerò è un fiatin troppo... Spoiler del libro, ma, ma è fondamentale quindi, se no, salta la montagna come una foglia in una foglia, no, eh, devo pur leggere. Maria per il duca è la soluzione, nel senso, è la metafora anch'essa di una condivisione. Fondamentale perché ci sia una vita in questi luoghi è che ci sia della condivisione. Nel caso del Duca, è la condivisione più come si può dire più elementare, più, più, più classica, no? che quella tra due persone legate da un amore. Ma il messaggio che il libro vuole proporre, che noi questa sera vogliamo provare a proporre, è questo, è la che è fondamentale la presenza di una comunità in questi luoghi. Se questi luoghi diventano luoghi di transito, luoghi di comunità immateriali, non, il futuro non ce l'hanno, se diventano borghi, se diventano cartoline. Se diventano quei luoghi che la, che la falsificazione della montagna racconta, per loro è finita. La chiave è la condivisione. Di solito per spiegare questo concetto, dico, richiamo una, una poesia del mio amico Francesco Targhetta, eh, che dice se si, se ci, che ci ricordiamo più o meno tutti, quando magari si era piccoli, c'era qualcosa che veniva annunciato in tv che poteva essere un replay di un gol. O un, un servizio annunciato al telegiornale e tu bambino chiamavi i tuoi genitori: vieni vieni vieni, 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 vieni a vedere. Vuoi che stessero facendo qualcosa? Vuoi che non abbiano sentito? Arrivano dopo che il del gol c'è stato, e allora è come se il gol non ci sia mai stato. E il punto è questo: c'è cioè bisogno che ci sia la condivisione eh, per la montagna. E quindi leggerei proprio quest'ultimo quest passo sperando che non sia troppo, troppo spoiler. Dov'è che è finito. E c'è Maria, che veramente. È Maria. Allora, intanto, dov'è Maria? Questo è il problema. Dov'è Maria? Dov'è Maria? Non c'è il segno di Maria? Ah, eccola là. Allora, eccolo qua il segno di Maria. Il sole non aveva ancora raggiunto né Vallorgana né i versanti della montagna. E una straordinaria gelata nel corso della notte era calata su tutta la valfonda. Eppure. In quel gelo mattutino, coi miei stessi occhi, vidi Maria. Era lì nella corte, seduta sul tronco del carpino spezzato. La spiai di nascosto. Era la creatura delle selve che mi sembrò la prima volta in cui la vidi, certo, ma quella era una creatura indocile, brusca. E questa, che stava seduta sul carpino, era invece una creatura pensierosa, la quale stava forse permettendosi, dopo lungo vagabondare, la parvenza di un riposo. Quando fui sazio di spiarla, uno slancio formidabile mi spinse a raggiungerla. Uscii nella corte e mi sedetti con lei sul tronco del Carpino. Parlarmo lungamente io e Maria quella mattina. Io le dissi quel che dovevo, lei mi disse quel che doveva. Ma le nostre parole differivano in un punto. Maria riteneva che fosse il momento per entrambi, e magari insieme, di restare. Io ritenevo giusto e prudente invece provare a considerare piuttosto l'eventualità che fosse giunto il momento per entrambi e magari insieme di andarsene via. Lei però scuoteva la testa, diceva che il duca di Vallorgana non può abbandonare Vallorgana. Io allora le dissi che semmai sono il duca di Cimamonte e non di Vallorgana e che non sono né posso essere il duca di Vallorgana perché Vallorgana non è una mia proprietà. Ma lei intendeva dire un'altra cosa, disse, e cioè che io sarei il duca di Vallorgana, non perché Vallorgana mi appartenga, ma perché sarei io ad appartenere a Vallorgana. Sei tu, affermò, che appartieni a Vallorgana, per questo sei il duca di Vallorgana. Le dissi che non ci costringessimo a pensare simili sciocchezze, perché restare? Non c'è forse ad attenderci, insinuai, ben più di questa rupe infetta e disabitata? C'è il mondo e per raggiungerlo, dissi, basta andarsene da qui. Non c'è motivo per immaginare che in questo luogo possa esservi, non dico un futuro, ma un qualsiasi presente di qualche sorte. Bisogna andare via da Vallorgana, le dissi, andare, andare, non restarci. Maria scosse la testa un'altra vo un volta senza guardarmi. Guardava per terra invece, smuovendo con uno stecco che teneva in mano un grumetto di foglie che il vento aveva raccolto contro il tronco del carpino. Rovistando tra quelle foglie Maria trovò, o forse semplicemente incontrò, le parole che non trovava. Raccolse due foglie del carpino. Una era secca, fragilissima, pressoché estinta, l'altra era ancora verde, inspiegabile, inspiegabilmente primaverile, addirittura rigogliosa. Me le porse entrambe come a dirme. Scegliene una. Scosta le mie foglie come fossero capelli di un amato, e con gli uccelli tra le foglie canterò. Dammi le tue mani, fanne trama coi miei rami. Lega un filo a un desiderio, e adesso non pensarci più. tronco, non temere la tempesta della notte, sono forte, fatti titana dentro me, il tuo sangue è linfa, la mia linfa, le tue vene, siamo soli, non conviene star lontani, come sei Aveva di darci una mano? Melchiorre! Erika Buschiero! Sergio Marchesini! Giomo Piovani, grazie.